Buongiorno a tutte e a tutti, benvenuti alla seconda giornata di questo convegno dal soggetto magnifico La favola tra Oriente e Occidente. Et je suis là, je parlerai en français parce que je présente un éminent collègue français qui, je ne m'attarderai pas trop à le présenter parce qu'il est bien connu. Je me suis rendu compte qu'il connaît Trente mieux que moi, comme il est venu plusieurs fois. De toute manière, je vous rappelle que Patrick Drondret, professeur émérite de littérature française du XVIIe siècle à la faculté de lettres Paris-Sorbonne. Il est spécialiste de la littérature et de la culture du XVIIe siècle français, Molière et La Fontaine notamment, et de l'ancienne médecine de l'âme, en particulier l'imaginaire de la mélancolie. Je ne fais pas, la liste de tous ces ouvrages, parce que ça prendrait toute la matinée. Et je rappelle toutefois, ses livres sur La Fontaine, La fabrique des fables, La Fontaine et les métamorphoses d'Orphée. Aujourd'hui, l'entendons parler sur l'inspiration orientale dans les fables de La Fontaine. À vous la parole. PowerPoint ne marche pas. Buongiorno a tutti, tutte. Scusate, ma va a parlare francese perché parlo solamente francese. Grazie. La France d'Ancien Régime a diversement mais régulièrement manifesté une forme de tropisme oriental. Ce furent au Moyen-Âge les croisades et les chroniques plus ou moins véridiques qu'elles suscitèrent. Ce fut à la Renaissance l'alliance de revers avec les Turcs et le grand retour de la pensée et du savoir antique par la médiation arabe. Ce sera au siècle des Lumières la mode des chinoiseries ou le considérable succès des lettres persanes. Au XVIIe siècle, les Turcs donnent à rire sur la scène de Molière, la conversion des Japonais hante les Jésuites, et La Fontaine, notre grand poète, notre grand fabuliste, La Fontaine renouvelle la fable ésopique en allant chercher auprès des apologues indiens traduits en arabe attribués au brahman Bitpai, qu'il nomme Pilpé, l'inspiration renouvelée de son second recueil de fables de 1678. Du moins, est-ce ainsi que par raccourci on compte l'histoire. Mais les raccourcis ne sont pas toujours fiables. En rouvrant récemment le dossier de l'inspiration orientale prêté au poète le plus connu des Français, j'ai eu la surprise de m'apercevoir que ce dossier n'était pas très fourni, pas très instruit, que la question demeurait ouverte et les réponses contradictoires. Il faut dire que La Fontaine y est lui-même pour quelque chose. On sait qu'après avoir dit adieu à la fable à la fin du recueil de 1668, il a expliqué son retour au genre et la nouvelle brassée de pièces qu'il en offre 10 ans plus tard, en alléguant les sources nouvelles d'origine orientale qui justifieraient cette reprise et le renouveau de son entreprise. Avertissement, voici un second recueil de fables que je présente au public. J'ai jugé à propos de donner à la plupart de celles-ci un air et un tour un peu différent de celui que j'ai donné aux premières, tant à cause de la différence des sujets que pour remplir de plus de variété mon ouvrage. Les traits familiers que j'ai semés avec assez d'abondance dans les deux autres parties convenaient bien mieux aux inventions d'Ésope qu'à ces dernières, où j'en use plus sobrement pour ne pas tomber en des répétitions, car nombre de ces traits n'est pas infini. Il a donc fallu que j'aie cherché d'autres enrichissements et étendu davantage les circonstances de ces récits qui d'ailleurs ne semblaient le demander de la sorte. Pour peu que le lecteur y prenne garde, il le reconnaîtra lui-même, ainsi je ne tiens pas qu'il soit nécessaire d'en étaler ici les raisons, non plus que de dire où j'ai puisé ces derniers sujets. Seulement je dirais, par reconnaissance, que j'en dois la plus grande partie à Pilpé, sage indien. Son livre a été traduit en toutes les langues, les gens du pays le croient fort ancien et original à l'égard d'Ésope, si ce n'est Ésope lui-même sous le nom du sage Locman. Quelques autres m'ont fourni des sujets assez heureux. Enfin, j'ai tâché de mettre en ces deux dernières parties toute la diversité dont j'étais capable. Ce texte un peu long, pardonnez-moi de l'avoir cité en entier, mais je l'ai cité parce qu'il est très riche. Ce texte livre deux informations majeures, nimbées d'atténuation et d'approximation. La première information, que résument les termes de variété,
dans la première phrase et de diversité dans la dernière. Je ne sais pas si ça apparaît convenablement. Oui, c'est les choses en rouge, hein, vous avez compris. Cette première information, donc, consiste dans le principe d'un changement de modèle esthétique inhérent à un changement de matériaux. Les 124 apologues du recueil de 1668 étaient saturés de traits familiers propres à enrichir les inventions d'Ésope. Les 44 fables nouvelles de 1678, auxquelles allaient s'ajouter un an plus tard sous la même enseigne 43 autres de même venue, ces fables ont cherché à éviter la redite et la saturation, bref, l'effet de répétition de ces traits, dont le nombre n'est pas infini, en sollicitant des sujets nouveaux. Ces sujets nouveaux qu'ils nomment aussi récits ou inventions, qui se prêtent à un air et à un tour un peu différent. Ce tour nouveau procède d'une amplification narrative par l'extension des circonstances, contrastant avec la sobriété du recueil précédent. Et cet air nouveau découle d'autres enrichissements conformes à cette matière nouvelle. Tout cela est en même temps saturé d'atténuatifs, de comparatifs, d'approximations et de prétéritions qui relativisent les assertions, la plupart, un peu, plus, de, assez, mieux que, davantage, fort, je ne tiens pas qu'il soit nécessaire, non plus que, si ce n'est, quelque. Ce réseau enveloppe d'imprécision et semble destiné à faire excuser l'inexactitude qui marque l'autre information apportée par cet avertissement. C'est que les sujets nouveaux mis en œuvre par le nouveau recueil ont été puisés, dit La Fontaine, pour la plus grande partie chez Pilpé, sage indien, à travers une des nombreuses traductions qui ont été faites de son fablier. Or, à peine cela annoncé, voici que l'ancienneté et l'originalité de ces fables venues d'Orient, par opposition à celles d'Ésope, s'effondrent, paradoxalement, au détour de la phrase qui en suit l'annonce. Quoique sans prendre parti, le préfacier croit bon de rappeler l'hypothèse répandue qui assimile Pilpé à Ésope par la médiation du sage Locman, en un raccourci historique tout imprégné d'incertitudes et d'allusions. Bref, cette cauda paradoxale combine une contradiction à une inexactitude. Une contradiction. Si les fables de Pilpé ne sont ni plus ni moins celles d'Ésope par la médiation du nom de Locman, que devient le renouvellement affirmé et affiché des sujets mis en œuvre par le second recueil de La Fontaine? Est-ce à dire que le poète serait retombé en ésopisme par l'intermédiaire trompeur de l'Orient lointain? Voilà qui est bien contradictoire avec son souci affiché de renouveler sa matière pour renouveler sa manière. Quant à l'affirmation selon laquelle il doit à Pilpé la plus grande partie des sujets de ces nouvelles fables, elle ne résiste pas même à la lecture naïve du nouveau recueil. L'œil le moins exercé peut y reconnaître un nombre très majoritaire de fables tirées du corpus ésopique, ce que confirme aisément l'examen savant des sources de ces pièces. Voilà donc un mystère à éclairer, un double mystère. D'abord, un mystère historique et archivistique, celui des réalités cachées derrière l'allusion elliptique que fait La Fontaine à Pilpé, à Locman, qui serait Ésope sous un autre nom. Ça, c'est la question historique et archivistique. Et puis, il y a un second mystère, un mystère esthétique et, je dirais, comptable, celui de la mesure exacte de l'influence orientale sur le second recueil de La Fontaine, qui mène à la question corollaire des raisons de son exagération. À ce propos, puisqu'il indique que la plus grande partie de ses fables soit d'origine orientale, c'est notoirement faux. Première partie, donc, La Fontaine, Pilpé, Locman et quelques autres. Je commencerai par l'idée que l'inspiration de La Fontaine a toujours quelque chose d'opportuniste. Il est hautement probable que son intention première de mettre en vers les fables d'Ésope aura été motivée, en 1668, 10 ans plus tôt, par la traduction française en prose des fables de Phèdre qu'avait publié Isaac le maître de Sacy en 1647. Et à l'évidence, son intérêt pour la tradition orientale du genre, qui à l'entendre aura motivé son retour au genre 10 ans plus tard, est redevable à un ouvrage de l'orientaliste Gabriel Gaulemin, Le livre des Lumières ou la conduite des rois composé par le sage Pilpé indien, publié en 1644. Gaulemin y offrait la traduction des 4 premiers chapitres d'un recueil de fables arabes en prose intitulé Kalila et Dimna et dû à Ibn al-Muhaffa,
au 8e siècle. Ce recueil se présentait sous la forme raffinée et complexe de récits enchâssés dans un cadre qui tantôt enveloppe simplement le défilé des contes, tantôt les combine en un encadrement second, pouvant se compliquer jusqu'à 3 voire 4 niveaux de narration. Chaque section développe un thème spécifique et chaque apologue se développe lentement en s'étoffant de détails et de circonstances à foison. En réalité, Ibn al-Mu'affa traduisait avec une liberté féconde un recueil persan, exactement Pelvi, qu'au milieu du IVe siècle, Borzouya avait tiré du Panchatantra sanskrit, composé pour sa part entre le II et le IVe siècle, et donc attribué au temps de La Fontaine à Pilpé. Signe soit d'influence, soit de communion d'esprit entre Golemin et La Fontaine, on trouvait dans la préface du premier, la préface de Golemin, des arguments qu'on retrouvera aussi dans les fables de 1668, l'assimilation de l'apologue aux paraboles de l'Évangile, la vertu pédagogique et persuasive du détour par le conte fabuleux, l'effet décuplé des exemples de vertu dès lors qu'ils nous sont offerts par de simples animaux. Il est vrai que tout cela est assez topique. Quant à l'assimilation de Locquemans à Ésope, évoquée par La Fontaine, je vous le rappelle, dans l'avertissement de 1678, elle était appuyée chez Golemin par le parallèle des légendes colorant le récit de leur vie. Enfin, la fécondité bavarde des narrations et les effets structurels d'enchâssement dont use et abuse le livre des Lumières ont pu inspirer l'amplification des circonstances et le recours plus fréquent aux encadrements d'une fable dans une autre, qui justement constitue un des enrichissements annoncés par La Fontaine en tête de son second recueil. Reste que sa rencontre avec Golemin aura pu être soit opérée, si elle n'avait pas encore eu lieu, soit fécondée par la parution en 1670, ce qui nous rapproche du second recueil des fables, d'un savant traité intitulé « De l'origine des romans », dû à l'évêque Pierre-Daniel Huet. La Fontaine connaissait et estimait l'auteur, il lui a même dédié un de ses poèmes. Alors ce traité de Pierre-Daniel Huet proposait un abrégé de l'histoire des fables, où on pouvait lire notamment au passage que ce Locquemin si renommé dans tout l'Orient n'était autre qu'Ésope. C'est sans doute là que La Fontaine a trouvé son idée. Remontant aux origines du genre qu'il attribue à Hésiode, sur la foi de Quintilien, Huet levait le voile sur une partie de l'immense réseau formé par la propagation des fables antiques dans le domaine oriental depuis le Panchatantra indien. Il reconnaissait sa dette en la matière envers Herpenius, l'humaniste flamand Thomas van Herpe, qui avait publié le texte arabe et la traduction latine des fables dites de Locquemin sous le titre « Locmani sapientis fabulae » à Leyde en 1615. C'est d'ailleurs le même recueil qui, en 1673, donc 5 ans avant les nouvelles fables de La Fontaine, allait être tourné en vers latin par l'érudit français Tanguy Lefebvre, autre connaissance probable de notre fabuliste. Tanguy Lefebvre avait été, avec La Fontaine, un fidèle et chaud défenseur de Fouquet, le surintendant qui avait été le protecteur de notre poète durant son incarcération et son procès 10 ans plus tôt. Huet signalait aussi la traduction latine par le père Poussine de l'histoire de Michel Paléologue due au byzantin Georges Pachymère, à laquelle ce savant jésuite avait ajouté sous le titre de « Specimen sapientiae indorum veterum » une version également en latin du recueil d'apologues indiens traduit en grec au XIe siècle par le byzantin Siméon VII sous le titre Stéphanites kai Ignelates. Enfin, Huet ne manquait pas d'analyser le Livre des Lumières, bien sûr, dont la comparaison avec la tradition ésopique occidentale révèle tant de similitudes entre les deux sphères culturelles. Ainsi, avec une intuition d'érudit sagace, Huet subodorait ce que la recherche actuelle tente à accréditer, à savoir que les veines orientales et occidentales du filon remontent à la même roche originelle, cristallisée vraisemblablement dans la Mésopotamie du 3e ou du 2e millénaire avant notre ère, avant que par un jeu d'échange et de porosité, de contamination et d'appropriation réciproque, les formes et les sujets ne passent et repassent de l'Orient à l'Occident, d'une sphère culturelle à l'autre, modifiant chaque fois l'héritage que l'on se transmettait
sans même plus savoir que ce qu'on imite ici venu de là fut jadis imité là à partir d'ici, et sans préséance vraiment décidable d'une dette sur l'autre. Ce qui inviterait à substituer à la notion figée de source dans l'évaluation de l'inspiration orientale de La Fontaine, celle plus modulable de dette. Un exemple de cela, la première fable du recueil de 1678, et l'une des plus célèbres, Les animaux malades de la peste. Cette fable combine l'héritage d'un traitement chrétien du motif, traitement occidental, la confession du lion absous par le renard ou par le loup au détriment de l'âne, plusieurs fois reprise et remaniée dans l'Europe médiévale et humaniste sous forme de fables pseudo-ésopiques, et puis l'héritage d'un traitement oriental remontant à un conte du Panchatantra qui dénonce la méchanceté des courtisans induisant le roi à la faute. On le retrouve dans le Livre des Lumières sous la forme à peine divergente d'un loup, d'un renard et d'un corbeau qui convainquent un chameau lié par un pacte de fidélité à un lion de s'immoler pour rassasier sa majesté. Dès lors, faut-il ou non enregistrer cet apologue au nombre de ceux que La Fontaine a imités d'Orient, alors qu'il pouvait le trouver en Occident? Oui, mais il y a aussi une version orientale. Même incertitude avec la fable voisine, Les Souhaits, qui est 5 fables plus loin dans le recueil. Des souhaits, il existe une version orientale, Les 3 souhaits, recueillie dans les paraboles de Sendamar, version tardive des traductions arabes d'un original indien perdu qu'on appelle le livre de Sindbad. Après avoir inspiré dès le XIIIe siècle la fameuse Histoire des 7 sages de Rome, ce recueil avait été édité pour la première fois sous le titre Parabole de Sendabar, en hébreu à Constantinople, au début du XVIe siècle. L'édition en parut à Venise en 1544, puis en 1605, et Gaulemin possédait un exemplaire de cette dernière édition qui est encore conservée à la Bibliothèque nationale de France. Il en aurait fait une traduction, aujourd'hui perdue, au témoignage de l'orientaliste Gabriel Grodeck qui aurait eu l'intention de l'éditer. Mais le thème des souhaits, souhaits étourdis, est traité aussi en Occident, par le fabliau médiéval et par divers recueils de fables, dont celui de Marie de France, et par divers recueils de contes, comme le Grand Parangon de Nicolas de Troyes. On le retrouve dans les 100 nouvelles nouvelles de Philippe de Vigneul, imitation du recueil médiéval connu sous le même intitulé, où il se trouve accolé d'ailleurs à une version de La laitière et le pot au lait, dont La Fontaine, on le sait, fera une des plus célèbres de ses fables. Serait-ce alors sa source? Ben non, parce que ce recueil de Vigneul est inédit et donc introuvable au XVIIe siècle. C'est pas facile d'être chercheur. Devant ce massif d'incertitudes et de connaissances lacunaires, comment établir si Les souhaits de La Fontaine relèvent du domaine oriental ou du domaine occidental? Même si lui-même a offert à sa version un label oriental en la situant au Mogol. Mais peut-être l'a-t-il fait seulement par jeu. Nous restons donc devant l'incertitude. Et il est toujours difficile d'établir la part et le rôle de la fable orientale dans le second recueil de La Fontaine. Si on veut le faire de manière rigoureuse, si on veut établir de manière rigoureuse la liste des dettes que La Fontaine a contractées envers les fables orientales, en y ajoutant éventuellement son ultime brassée, le 12e livre qui sera publié en 1692, il faut en distribuer en plusieurs catégories la liste, qui d'ailleurs s'avère assez limitée. On compte exactement 15 fables tirées du Livre des Lumières, dont une pour sa partie encadrée mais pas pour son récit cadre. S'y ajoutent 4 autres imitées du spécimen Serpentiae du père Poussine. Il faut ajouter à cela 3 fables d'une autre source orientale, une de Saadi traduite par Durier, une de Locman traduite par Lefebvre, une peut-être redevable aux paraboles de Sendamar. Il faut compléter cela avec 2 fables d'ascendance indécise qui apparaissent à la fois, je viens de le dire, dans la tradition orientale et occidentale, sans qu'on puisse décider du créancier de La Fontaine, et il faut ajouter enfin 4 fables sans source avérée, qu'on considérera jusqu'à preuve du contraire comme inventé et teinté d'orientalisme par jeu et par pastiche, pour nous tromper. Dans l'une d'elles, le Milan, le roi et le chasseur, la dernière citée ici, Pilpay est même allégué, nommément, comme modèle, alors qu'il n'en est rien. La Fontaine s'amuse et il ne doit pas sa fable à Pilpay, il ment. Bilan modeste, donc, qui se limite à une grosse 20aine de pièces sur les 87 du second recueil, et même 110 si on y ajoute le dernier livre plus tardif.
Ce que l'avertissement de 1678 présentait comme l'inspiration dominante du nouveau recueil s'avère donc plutôt une coloration significative, mais limitée au quart ou au cinquième des apologues qu'il contient. Et le reste, ésopique, bien sûr. Alors comment comprendre ce petit coup de force dans la présentation de l'ouvrage? Comme une pétition de principe, bien sûr. Si le parfum oriental ne submerge pas le nouveau fablier, il y fait indice d'un renouveau esthétique qui associe deux qualités inspirées à La Fontaine par cette tradition exotique. D'abord, une certaine prolixité et complexité narrative par rapport au resserrement laconique du génie ésopique. Ensuite, une élégance rêveuse et charmeuse comme un filtre que théorise la dédicace du recueil à Madame de Montespan, qui jouxte l'avertissement que j'ai cité au début de ma communication. Dans cette dédicace à Madame de Montespan, la fable est déjà présentée comme proprement un charme. Il parle de l'apologue. Il rend l'âme attentive, ou plutôt la tient captive, nous attachant à des récits qui mènent à leur gré les cœurs et les esprits. Le charme ici, entendu au sens proprement, c'est l'envoûtement d'un filtre magique, c'est la lampe d'Aladin, c'est le charme à l'oriental. Quand la préface du premier recueil employait le même mot, c'était au sens seulement esthétique d'une grâce, d'une élégance, d'une aisance, celle de la gaieté. Je n'appelle pas gaieté ce qui excite le rire, il est étant, mais un certain charme. Mais on voit que le charme n'avait pas le même sens. C'était un charme d'agrément, un air agréable qu'on peut donner à toutes sortes de sujets, même les plus sérieux. Cet agrément souriant, complice, badin et galant de 1668, du premier recueil, La Fontaine prétendait alors l'offrir au lecteur de ce premier recueil de fables, en compensation de l'élégante simplicité, sans apprêt, sans effet, toute attique, toute concise, avec laquelle Phèdre avait compté envers les siennes. Et pourtant, à bien compter, le plus grand nombre des fables de ce premier recueil ne provenaient pas de Phèdre. Dans la présentation qu'en faisait La Fontaine, Phèdre lui servait d'indice et de levier esthétique pour affirmer une manière, en l'occurrence une manière à contrario par compensation. Eh bien, je pense que c'est le même rôle que joue le nom de Pilpé, sous l'égide duquel sont placées, par un petit coup de force, les sources de la plus grande part des fables de 1678. Il s'agit d'un marqueur indiciaire, signe ostensible d'une attestation de renouveau esthétique. Le traitement de la fable dans ce recueil s'allonge et se ramifie, elle ondule, se fluidifie, se prête à la méditation et à la rêverie, se pare de diaprures stylistiques et d'effets mélodiques plus raffinés, elle autorise de plus longues intrusions du conteur, de plus délicates confessions murmurées, des audaces de tournure et de pensée. Il n'est que de comparer, pour mesurer cela, l'humble ouverture du premier recueil par La Cigale et la Fourmi, que vous trouvez à gauche, petit tableautin ironique d'une vingtaine de vers heptasyllabes, avec la fresque des animaux malades de la peste qui ouvre en fanfare le nouveau recueil. Les maîtres, les registres, les styles s'y multiplient avec une virtuosité souveraine qui traite sur les modes tour à tour de l'élégie, du sermon, de l'épopée, de la comédie et de la satire, un sujet destiné à la méditation des adultes, quand l'étourderie de la cigale et la prévoyance de la fourmi prêtaient à la méditation sur la conscience et l'expérience du temps le masque de l'intention puérile propre au genre. Car quel enseignement est-il plus utile aux enfants que l'expérience de l'irréversibilité du temps, si difficile pour eux à concevoir? D'une fable à l'autre, en somme, comme d'un recueil à l'autre, La Fontaine s'est comme émancipée. Ce parallèle me mène à la seconde nouveauté discrètement amenée par l'expression « sujet nouveau » qui désigne les fables d'inspiration orientale dans l'avertissement de 1678, donc du second recueil. Sujet nouveau, eh bien pour identifier ce renouvellement, cet autre renouvellement cautionné par le nom de Pilpé, il faut peut-être songer au sous-titre du livre des Lumières. Le sous-titre c'est « La conduite des rois ». Ce qui revient à définir la fable orientale comme un miroir des princes. À son exemple, le nouveau recueil de La Fontaine
se fait politique, plus explicitement et tout autrement que le précédent. Le précédent, surgit de la campagne en faveur de Fouquet incarcéré et livré à ses juges, transposait une question juridique, et à sa manière politique, en des termes et en des thèmes moraux et sociaux avant tout. On y traitait justice, d'autorité, de cruauté, d'arbitraire, de passion, à travers le petit monde des bêtes. Mais le lion, par exemple, n'y était encore qu'un brigand, un fauve, un malandrin, un ogre. Pas tout à fait, et rarement, un roi. Et quand c'était le cas, ben un bon roi, avisé et prudent. En revanche, ouvert par les animaux malades de la peste, le nouveau recueil, orientalisé, aborde la politique par le prince et sa cour. Cela prélude à une réflexion et des admonestations proprement politiques au sens fondamental du terme sur la monarchie, sur son exercice, ses abus, ses faiblesses et ridicules même, à travers le masque tout à fait transparent de la transposition animalière ou de l'éloignement géographique et historique qui cible ironiquement l'ici et maintenant sous couvert d'un ailleurs qui ne trompe personne. Le conte du bon temps, non du siècle où nous sommes, qui le croirait ? Par rapport à la rectitude de la morale ésopique traditionnelle, ces écarts, favorisés par l'inspiration orientale, introduisent dans le nouveau recueil orientalisé une tension entre une éthique de l'intervention moralisée et un hédonisme de la sagesse retirée, que met magnifiquement en scène un apologue justement inspiré de l'Orient, comme le berger et le roi. Bref, et je conclus par là, en faisant dialoguer les continents et les cultures, les versions diverses d'un même récit ou encore les leçons morales contradictoires qu'on peut en tirer, l'orientalisation de la fable aura mis du dialogisme dans le genre ésopique que dominait le monologisme du conte et de la morale qui s'en déduisait. La virtuosité des encadrements structurels et des résonances thématiques, l'incertitude des moralités qui savent s'avouer hésitantes et paradoxales, la versatilité d'un conteur aux inspirations et aux aspirations parfois contradictoires, usent du décentrement exotique offert par cette fiction d'altérité qu'est l'échappée vers l'Orient, pour libérer des échappées de sens, rêveuses ou critiques, et introduire dans la fable une polyphonie esthétique et morale. Par là, l'apologue ainsi métamorphosé, pour ne pas dire fécondé, rentre de plein droit dans le principe esthétique que lui revendique La Fontaine, je veux dire la poésie. La pleine poésie qui est à la fois songe et méditation. En somme, le tropisme oriental de la fable fut pour La Fontaine un opérateur de liberté poétique. Je vous remercie. Beaucoup à Patrick Dandré pour ce passionnant exposé qui nous a montré vraiment les enjeux autant esthétiques que politiques de cette orientalisation, pas toujours facile, comment dire, à décerner à l'intérieur des fables de La Fontaine. Nous lui sommes tout à fait redevables, je pense qu'on pourra y revenir parce que la discussion aura lieu après. Et sans tarder, j'appellerai Nathalie Leluel à prendre sa place ici peut-être. Merci. Vous avez aussi une présentation. Je profite pour la présenter. Nathalie Leluel enseigne l'histoire de l'art médiéval à l'Université catholique de l'Ouest à Angers. Ses recherches portent sur le rôle de l'image à l'époque médiévale dans une perspective croisée d'anthropologie historique et d'histoire de l'art. Depuis sa thèse, elle a développé une spécialité autour du champ iconographique profane dans l'art monumental romain. Mais je me trompe à parler, mi sbaglio a parlare francese perché lei non solo capisce ma parla italiano e oggi la sentiremo parlare su Esopo e La Fontaine sul monte Fuji, rappresentare gli animali nelle favole del Giappone di fine Ottocento. A lei la parola. Grazie Paolo. Per cominciare già vorrei ringraziare Caterina Mordelia
per il suo invito, anche il CEASUM dell'Università di Trento, per questa conferenza stimolante e la sua organizzazione perfetta. È veramente un grande piacere, un onore di partecipare a questo convegno. Prima di iniziare la mia presentazione vorrei fornire il quadro della ricerca che vi presenterò oggi. Il titolo potrebbe far pensare che sono una storica dell'arte specializzata nell'Ottocento. Non è per niente il caso, perché di solito lavoro sull'iconografia, come l'ha detto Paolo, del Medioevo centrale. Il mio interesse per i temi iconografici profani, secolari del periodo medievale, come le rappresentazioni delle favole, mi ha portato al tema che affronterò questa mattina. Ma non solo, è stato anche l'incontro con un piccolo libro conservato nelle collezioni della biblioteca universitaria dove lavoro ad Angers, una piccola opera in due volumi delle favole di La Fontaine, la cui prima edizione è stata pubblicata in Giappone alla fine dell'Ottocento. Ricordo ancora molto bene lo stupore che provai quando lo apri per la prima volta qualche anno fa. La sorpresa di scoprire tutte queste stampe che illustravano le poche favole di La Fontaine scelte per il libro. Ma come avevano fatto questi artisti giapponesi che non leggevano il francese e ai quali i testi dovevano essere tradotti oralmente a passare da una narrazione orale ad un'immagine che sintetizzasse la narrazione? Mi ero già posta domande simili per il periodo medievale davanti ad immagini di favole nell'era monumentale. Ma ovviamente in questo caso le domande erano diverse. Cosa significavano per loro queste storie venute dall'Occidente? Si erano imbattuti in tradizioni simili o vicine? A cosa avevano attinto da ciò che conoscevano per rappresentare queste favole? Quello che vi propongo questa mattina è quindi una riflessione che parte dall'Occidente per arrivare nel Giappone dell'Ottocento, un viaggio che mette in contatto Occidente e Oriente, Oriente e Occidente, ma anche un percorso al rovescio del tempo, dalla fine del XIX secolo all'autunno del Medioevo. Vi prego di scusarmi perché non sono una specialista della letteratura favolistica né dell'iconografia orientale, ma una medievista che ha seguito gli animali di una favolista su un cammino che l'ha portato dall'Occidente al Giappone. La riapertura del Giappone nel 1854 segnò la graduale ripresa dei contatti e degli scambi tra Oriente e Occidente, che erano stati violentemente e largamente interrotti due secoli prima con l'espulsione definitiva dei portoghesi nel 1639. A partire dagli anni 70 dell'Ottocento, numerose opere iniziarono a essere pubblicate nel Giappone a beneficio di una clientela occidentale. Erano destinati soprattutto all'esportazione. Questi libri, illustrati con stampe giapponesi, divennero la passione dei collezionisti e degli appassionati d'arte europei e americani. In Occidente arrivarono libri di racconti popolari giapponesi tradotti per l'occasione, ma furono esportate anche opere classiche della letteratura occidentale stampate e decorate in Giappone, nel Giappone. Il libro al centro del mio studio, intitolato Choix de fables de La Fontaine, è pubblicato a Tokyo nel 1894 in due volumi. La raccolta di 28 favole è arricchita da stampe ukiyo-e realizzate, come indica il sottotitolo del libro, da un gruppo dei migliori artisti di Tokyo. Questa pubblicazione, gestita da Pierre Barbuteau, importante editore e collezionista, non è un'eccezione, ma a causa del testo scelto si rivolge principalmente a un pubblico francese.
tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento sono quindi state realizzate diverse edizioni dell'opera in diversi formati e su diverse qualità di carta. Tuttavia, le illustrazioni incise delle favole sopravvivono da un'edizione all'altra. La stragrande maggioranza di queste stampe ukiyo-e raffigura alcune delle favole sugli animali di La Fontaine, eliminando praticamente la presenza dell'uomo dall'opera e mostrando solo il corpo dell'animale in paesaggi di ispirazione giapponese. L'opera riunisce la tradizione del libro illustrato giapponese e un capolavoro letterario della cultura occidentale della fine del XIX secolo. Ma perché un collezionista giapponese ha scelto in questo contesto di far pubblicare in Giappone una serie di favole di La Fontaine illustrate da incisori di Tokyo? Come hanno fatto questi artisti giapponesi a cogliere queste storie di animali antropomorfizzati per illustrarle in un paese in cui le leggende e le storie di animali occupano un posto considerevole? Un rapido sguardo ai due volumi dell'opera dà l'impressione di una completa trasposizione dell'universo favolistico di La Fontaine nella tradizione iconografica dell'ukiyo-e. Ma come si spiega che queste favole si siano amalgamate così bene con l'universo grafico di questi artisti giapponesi? Nel tentativo di rispondere a quest'ultima domanda, gli scambi e le circolazioni, sia testuali che iconografiche tra Oriente e Occidente, saranno considerati attraverso il prisma dell'apologo. L'edizione dell'opera conservata ad Angers corrisponde alla stampa più piccola del libro, stampata su carta crespa, cirimengami, cioè carta di setta. L'opera corrisponde a tutta una parte della produzione editoriale realizzata per i dilettanti occidentali alla fine dell'Ottocento, inizio Novecento, e comunemente chiamata cirimenbon. La consistenza unica di questa carta ha contribuito al successo del cirimenbon, che era destinato esclusivamente all'esportazione. L'esotismo e la resistenza della carta, perché alcune edizioni erano destinate ai bambini, affascinavano gli occidentali. Il primo e più famoso ad aver avuto l'idea di una simile produzione fu l'editore Takeshiro Hasegawa, a metà degli anni Ottanta del Novecento. Completamente adattato ad un pubblico occidentale, il cirimenbon è quindi stampato per essere letto da sinistra a destra, contrariamente alla tradizione giapponese, e le illustrazioni sono separate dal testo, ma le immagini e la consistenza della carta lo hanno reso un oggetto immediatamente identificabile e assimilabile al Giappone. La raccolta delle favole di La Fontaine è solo un esempio di una vasta produzione stampata nello stile occidentale per clienti stranieri. Tra il 1885 e il 1930, Takeshiro Hasegawa ha pubblicato libri in 8 lingue diverse, principalmente in tedesco, inglese e francese, ma anche in italiano, spagnolo, portoghese, russo e svedese. Le fiabe e i racconti giapponesi illustrati e tradotti per l'occasione ebbero un enorme successo. Vi faccio vedere qualche famose serie. Come anche i libri di poesia, molto apprezzate anche i libri sulla flora e sulla fauna giapponese, sulla vita nel Giappone, sulla storia militare giapponese, sul teatro. I libri potevano essere illustrati con stampe o semplicemente con fotografie a colori e non avere testo. I capolavori di Roshige e alcune vedute del Monte Fuji di Hokusai sono stati pubblicati in questo modo. Contemporaneamente vengono
pubblicate anche raccolte di favole tratte dalla letteratura occidentale, Esopo, La Fontaine. In francese vengono pubblicate le favole di La Fontaine e poco dopo quelle di Florian, curate anche da Pierre Barbuto. Le prime due edizioni del libro francese, dall'editore francese Flammarion, risalgono all'anno 1894, quindi Meiji 27. L'edizione di Angers è di 1904, probabilmente. Durante quest'anno è pubblicata un'edizione numerata delle favole di La Fontaine con 350 copie su carta giapponese di lusso. La stampa delle prime due edizioni è liscia e non ha l'aspetto ondulato della carta crespa della terza che vi sto mostrando, che era destinata ad un'ampia distribuzione caratteristica anche del Chirimen Bon. In tutti e tre i casi, tuttavia, la carta giapponese è molto spessa e viene stampata su un solo lato. Ad eccezione delle differenze di formato, di qualità della carta o di consistenza, i due volumi della raccolta di Fable de La Fontaine non presentano alcuna somiglianza editoriale. Ogni volume contiene il testo e la corrispondente illustrazione a colori di 14 favole, ciascuna delle quali è sviluppata su una doppia pagina. Ogni volume inizia con l'illustrazione di una favola e poi il testo e la stampa sono stampati alternativamente. Scusate. La copertina del libro presenta una stampa ripetuta su entrambi i volumi, una copertina a colori che riunisce in un ambiente rurale un gran numero di animali come la volpe, il bue, il gallo, il topo, la rondine, il pavone, il corvo, il lupo, l'erone e tutti i protagonisti delle favole selezionate. I due volumi non rilegati sono cuciti insieme. Le 28 grandi stampe a doppia pagina del libro sono state realizzate da 5 artisti giapponesi. Ho messo sul PowerPoint i 5 nomi: Kajita Anko, Kano Tomonobu, Okakura Shusui, Kawanabe Kyosu e Eda Sadaiko. Ciascuna delle stampe è firmata e corrisponde alla tecnica giapponese dell'ukiyo-e. A quel periodo quella tecnica era disprezzata e vista come un segno di un mondo passato quando poco a poco stava abbandonata. Molti di questi artisti, il cui lavoro stava diventando sempre più limitato verso la fine dell'Ottocento, trovarono un'alternativa nella moda dei libri giapponesi pubblicati per il pubblico occidentale. Le stampe dei due volumi offrono la visione di un mondo essenziale e senza fronzoli. Le incisioni sono molto espressive, ma in stili diversi, vedete. Ogni artista ha realizzato illustrazioni nello stile della scuola in cui si è formato e traspongono 28 delle 240 favole attribuite a Jean de La Fontaine in un universo grafico e pittorico interamente giapponese. Gli incisori sembrano aver scelto le storie che volevano rappresentare, come suggerisce la prefazione. Sebbene alcune delle favole scelte siano molto note, come quelle della cicala e la formica, il corvo e la volpe, la rana e il bue o la volpe e la cicogna, la scelta dell'insieme del set afferma Pierre Barbuto all'inizio della prefazione è surtout basé sur la plus ou moins grande difficulté que nous avons rencontrée à traduire le sens de ces fables aux artistes japonais qui ont bien voulu nous prêter leur concours pour les illustrer.
Leggendo la tavola delle favole nei due volumi è facile notare che, ad eccezione di due di esse, le favole scelte sono tutte esclusivamente storie di animali. Rispetto al mondo degli umani, il mondo degli animali di La Fontaine è stato quindi più capace di risuonare con la cultura giapponese e di essere tradotto visivamente. Circa 29 specie animali, tra cui una immaginaria, i draghi, sono rappresentate nelle 28 stampe dei due volumi. Tuttavia, l'animale a cui viene dato più spazio è la volpe. E questo probabilmente non è casuale. Luciana Cardi avrebbe dovuto parlarne. In effetti è un animale familiare per i giapponesi che popolano il loro immaginario con le sue varie forme metamorfiche. Dotata di facoltà soprannaturali, la bestia giapponese è come la volpe occidentale, essenzialmente una figura di astuzia, un tratto caratteriale e inevitabilmente sottolineato nelle favole di La Fontaine. Nella mitologia giapponese il quadrupede rosso può avere anche un aspetto positivo nella religione cintoista, dove a volte serve come messaggero sostituto di Inari, il dio dell'abbondanza e del raccolto. Questa allusione alla divinità e al suo animale emblematico è chiara nelle favole Il lupo e la volpe al tribunale della scimmia, anche la volpe con la coda mozza, dove sono inseriti portici cintoisti. La seconda specie animale con il maggior numero di presenze è la rana. Questa scelta può essere spiegata dall'affetto che i giapponesi nutrono per l'animale, visto come protettore e veicolo dell'anima in viaggio. Molti rati popolano anche le stampe della raccolta di favole. Ecco qui il consiglio dai topi. Un animale, il topo, che il bestiario giapponese considera un presagio di abbondanza, soprattutto se brulica. È una bestia positiva, questo roditore. È anche il custode delle pergamene buddiste e il protettore del raccolto. È quindi evidente che la selezione delle favole di La Fontaine è stata fatta privilegiando le storie i cui protagonisti appartengono al bestiario più familiare ai giapponesi. Alcune immagini corrispondono a una traduzione visiva abbastanza vicina alla favola che rappresentano, anche se sono state trasposte nella natura giapponese, mentre altre, se estrapolate dal contesto, sarebbero difficilmente identificabili come illustrazioni di una storia di animali. Queste immagini sono quindi meno simboliche che estetiche. Potremmo dire che gli animali parlano raramente. La maggior parte delle stampe di questa edizione giapponese sembra rispondere ad un semplice omaggio alla flora e alla fauna giapponese nella tradizione stessa dell'ukiyo-e. In effetti è essenzialmente lo spettacolo della natura che i cinque artisti della raccolta di favole di La Fontaine ci mostrano. Una delle stampe illustra una favola interamente vegetale, quella della quercia e della canna. Alcune stampe richiamano anche la tradizione dei meisho-e, quindi dipinti di vedute famose, un altro tema caratteristico della pittura e della stampa giapponesi. Nella favola Il topo e l'ostrica di Eda Sadaiko, ad esempio, si vede la famosa isola di Inoshima resa celebre dalle stampe di Rushige e Utamaro. Probabilmente è il Monte Fuji che appare sullo sfondo della favola Il drago di molte teste e Il drago di molte code, incisa da Shusui. Infine, senza riferirsi direttamente ad un luogo conosciuto, due favole evocano comunque l'universo shintoista e la sua impronta sul paesaggio, come l'abbiamo già visto.
Anche se nelle pagine della raccolta molti più animali siano presenti, gli artisti hanno comunque introdotto con sobrietà alcune figure umane. Sette stampe in tutto danno all'uomo un posto discreto. Si può vedere sull'uccello ferito da una freccia. Ma nessun altro uomo è coinvolto nell'azione della favola rappresentata. Lo osservano o si dedicano ai propri affari. Mentre questa raccolta di favole è pubblicata e illustrata nel Giappone dell'Ottocento, coincise con una certa crisi dell'uomo che si osserva nelle illustrazioni delle edizioni pubblicate nel corso del secolo in Francia. Si vede anche meno uomini nelle queste illustrazioni. Volevo farvi leggere questa citazione della prefazione di Pierre Barbuto. Spiega alla fine della sua prefazione perché ha commissionato un'opera del genere. Notre but est de faire connaître à ceux qui s'occupent de cette branche si intéressante de l'art du dessin le genre dont nous sommes absolument redevables à cette pléiade d'artistes japonais dont les Seishu, les Kano, les Corinne dans le passé, les Okyo, les Utamaro, les Okuzai, les Shiroshige, dans une époque plus rapprochée de nous, sont les coryphées et dont les œuvres remarquables sont de plus en plus appréciées par les artistes de tous les pays et de toutes les écoles. Barbuto ha probabilmente pensato quindi che per raggiungere questo obiettivo, sia commerciale che culturale, soprattutto con gli artisti occidentali in un momento in cui siamo in pieno svolgimento del giapponismo, la scelta più oculata fosse quella di proporre una selezione illustrata delle favole di La Fontaine. Esse corrispondevano a uno dei classici della letteratura francese che sicuramente avrebbe trovato il suo pubblico in Francia e d'altra parte, sebbene il testo fosse a prima vista sconosciuto degli artisti giapponesi, l'universalità dell'apologo permetteva di immaginare una facile traduzione visiva. Ma come spiegare il fatto che gli artisti giapponesi siano riusciti a cogliere e trasporre le favole di La Fontaine nel loro universo grafico e iconografico in modo così virtuoso? La cultura giapponese riserva un posto di rilievo agli animali. Essi sono ampiamente presenti nell'arte, nella letteratura e nella religione, in forma reale o immaginaria e dotati di qualità naturali o soprannaturali. Questi elementi culturali, sommati all'aspetto universale delle favole, in particolare le favole di animali, non potevano che favorire una traduzione visiva del testo di La Fontaine. Inoltre, sebbene non esistesse una tradizione favolistica come in Occidente nella letteratura giapponese, esistono alcuni racconti noti oralmente in cui gli animali svolgono un ruolo importante. I motivi letterari di questi racconti ricordano talvolta le favole. Queste storie possono servire a spiegare le caratteristiche fisiche di alcuni animali, ma in altre essi si trasformano e assumono un aspetto umano per ingannare o aiutare gli uomini. Non è quindi impossibile che i cinque artisti che hanno realizzato le stampe di Shirin Bon, di cui ci stiamo occupando, avessero una certa familiarità con le favole di La Fontaine. Queste favole occidentali, tuttavia, non furono le prime a raggiungere il Giappone, lo sappiamo. Diversi secoli prima, nel 1500,
93, cioè mezzo secolo dopo la scoperta del Giappone dai portoghesi, un'opera contenente la vita di Esopo e 70 delle sue favole fu tradotta in giapponese romanizzato e stampata sulla piccola isola di Amakusa dai missionari gesuiti portoghesi. L'Esopo no Fabulas, di cui un'unica copia si trova oggi alla British Library, è uno dei pochi testi occidentali originariamente considerati cristiani ad essere sopravvissuto all'espulsione degli occidentali iniziata nel 1614. Inizialmente intese come materiale didattico per l'apprendimento del giapponese, come in Occidente per l'apprendimento del latino, del greco fin dall'antichità, e come strumento anche di cristianizzazione grazie alla morale, le favole furono molto presto tradotte, durante la prima metà del Seicento, in una forma più letteraria, questo che si chiama Iso Monogatari, per attirare l'attenzione del pubblico colto giapponese. Queste versioni più letterarie, ne conosciamo 11 versioni, delle favole di Esopo è responsabile dell'impregnazione o dell'assimilazione da parte della letteratura giapponese di molti dei motivi da cui derivano. Questo tema è stato recentemente studiato da una ricercatrice giapponese, Ikue Koyabu, che ha fatto un dottorato all'Università di Limoges in Francia in 2018. L'edizione la più conosciuta dell'Iso Monogatari è stampata nel 1659. Mentre il Giappone è stato in gran parte chiuso all'Occidente dal 1639, circa la metà dell'Ottocento, questo capolavoro ha resistito inserendosi nella cultura giapponese. Il testo delle favole di Esopo è stato adattato all'ambiente giapponese, così come gli stampatori della fine dell'Ottocento hanno trasposto graficamente le storie di animali di La Fontaine nel loro mondo. Infine, parallelamente ad Esopo, le favole del Panchatantra erano già conosciute in Giappone alla fine del Cinquecento, così come quella della tradizione buddista dei Jataka. Questo testimonia quindi dell'esistenza di un substrato comune che si è diffuso sia verso l'Asia che verso l'Europa. Questo si può forse misurare visivamente nelle stampe che stiamo esaminando, tanto più che l'edizione del 1659 dell'Iso Monogatari era illustrata con disegni che già trasportavano Esopo vestito, come vedete, in stile giapponese e le sue favole in un ambiente giapponese. Le illustrazioni testimoniano un vero e proprio tentativo di adattamento iconografico del testo. L'esercizio in chiompa, tuttavia, quando gli animali occidentali di alcune favole non corrispondono alla fauna giapponese. I disegni in bianco e nero sono distribuiti su 8 intere pagine del libro stampato. La favola del corvo e la volpe, che è anche della cicala e formica, seguono uno schema classico e facilmente riconoscibile, mentre altri sono più difficili da riconoscere. Recentemente sono stati anche riscoperti rotoli del Seicento secolo che mostrano in immagine le favole di Esopo. È impossibile sapere se i maestri che hanno prodotto le stampe per la raccolta delle favole di La Fontaine conoscessero queste opere del Seicento secolo. L'osservazione di queste incisioni mette in evidenza l'importanza del vettore orale, la probabile traduzione verbale delle storie da parte di Barbuto, nell'adattamento e nella trasposizione visiva delle favole di La Fontaine nel Giappone di fine Ottocento. Nei primi anni dell'era Meiji, iniziata nel 1868, cioè poco dopo la
riapertura del paese, le favole di Esopo furono nuovamente pubblicate in libri per bambini. Ancora una volta sono stati utilizzati a scopo didattico e sono serviti come strumento per l'apprendimento di una lingua, principalmente il giapponese, ma anche l'inglese. Potete vedere quella pubblicazione di Watanabe Tazuno e le incisioni di Kawanabe Kyosai. Le immagini delle favole occidentali circolavano quindi in Giappone durante l'ultimo terzo dell'Ottocento e sebbene sia difficile misurare l'influenza sulle immagini del Chirimenbon che ci interessa, i cinque artisti delle favole di La Fontaine potrebbero averle viste. Probabilmente hanno visto il risultato di questa influenza nell'opera di un predecessore come Kyosai. Ma recentemente Ivo Smith, in un articolo di 2020 che cerca di mostrare la vitalità di Esopo durante tutta l'epoca moderna giapponese e una certa continuità tra il 600 e l'inizio dell'800, ha mostrato che prima dell'edizione di Watanabe sono state pubblicate nel 1844 16 favole di Esopo in un piccolo volume illustrato da Utagawa Kuniteru. È molto interessante di osservare che le illustrazioni fanno vedere animali antropomorfizzati. Infine, dal punto di vista iconografico, non esistono rappresentazioni di favole nell'arte giapponese prima del periodo Edo, quindi l'inizio tra 600 e l'800, 1868. Il Giappone ha una tradizione di satira sociale e religiosa in forma animale fin dal tardo periodo classico, dal XV secolo. In Giappone vogliamo sottolineare che ci sono sempre più storie che coinvolgono gli animali. Il primo esempio conosciuto è uno dei rotoli del Chōjugiga, letteralmente caricatura di animale, un emakimono, quindi un rotolo illustrato della fine del XII, inizio del XIII secolo. Il rotolo che ci interessa mostra conigli, rane e scimmie in atteggiamenti antropomorfi pieni di umorismo, fantasia ed esuberanza. Tre specie animali che si ritrovano nelle stampe delle favole di La Fontaine. Ma volevo anche farvi vedere questo rotolo che parla di storia delle scimmie, un rotolo dipinto del Cinquecento, che è conservato al British Museum. A differenza della tradizione europea, le cui prime immagini di favole risalgono al periodo carolingio, il Giappone sembra essere entrato nella storia dell'illustrazione di favole solo all'inizio del periodo Edo, mentre le favole di Esopo furono illustrate nel 1659 a Kyoto, quelle di La Fontaine furono illustrate nel 1668, quando furono pubblicate per la prima volta in Francia, quindi in modo contemporaneo. In Europa il testo delle favole di La Fontaine divenne molto presto inseparabile dalla sua controparte iconografica già nel 600 secolo. Una delle rotture visive più forti osservate nell'illustrazione di queste favole si verificò all'inizio dell'Ottocento secolo. Per la prima volta nelle incisioni di Jean-Jacques Granville gli animali vennero antropomorfizzati, mentre in precedenza le immagini illustravano il titolo della favola piuttosto che la storia. La collezione giapponese di Barbuto si colloca a metà strada tra le due tradizioni. Alcune stampe, forse ispirate alla tradizione nata del Chōjugiga, presentano animali antropomorfi, ma sono le meno numerose. Si tratta per lo più di incisioni in cui l'aneddotica viene messa in primo piano attraverso una natura lasciata agli animali in cui essi occupano il primo piano. Incoraggiata, finisco, dalla moda del giapponismo,
Il gusto per il Chirimène Bon ha permesso alla Fontaine e le sue favole di circolare fino al Giappone alla fine dell'Ottocento, quando il paese si era appena riaperto a scambi normalizzati con l'Occidente. I contatti e gli scambi tra le due aree geografiche sono particolarmente evidenti nell'arte pittorica e grafica e la letteratura, in cui le storie e le immagini di animali avevano un ruolo importante. Il potere evocativo delle favole spiega perché sono state così spesso messe in immagini e perché hanno viaggiato fino al Giappone per assumere nuove forme. Dopo Esopo, gli animali di La Fontaine furono inviati nell'arcipelago in epoca contemporanea come ambasciatori della cultura francese e al loro ritorno trasformati e integrati nella natura giapponese contribuirono a loro volta alla scoperta dell'arte ukiyo-e in Francia. Vi ringrazio. E questo è un occhiolino al XX secolo. Grazie a Nathalie Well molto per questa sua bella relazione che sposta la nostra attenzione a un passaggio non dall'Oriente all'Occidente, ma dall'Occidente verso l'Oriente dal punto di vista iconografico, facendoci vedere in che modo, come dire, è stato molto importante questo passaggio. Ma mi trattengo per passare subito la parola a Paola Cifarelli e intanto la introduco. Paola Cifarelli è professoressa ordinaria di lingua e traduzione francese all'Università di Torino e le sue ricerche si sono concentrate sulla diacronia del francese, sulla letteratura nel medio francese e francese preclassico, in particolare sulla tradizione della favola francese, della favolistica francese e altri generi brevi tra 3 e 500. Si è interessata anche alle relazioni culturali e linguistiche tra Francia e Italia, tra la fine del Medioevo e il Rinascimento. Oggi ci parla su Favole in viaggio, dal Calila e Dimna alla novella francese del Rinascimento. Grazie. Grazie molte, anch'io approfitto di questo momento per ringraziare molto Caterina Mordeglia e Jeremy Lefkowitz per questo bellissimo convegno, anche gli studenti per questa presenza così assidua, cosa che non è così frequente in questi consessi. Nella dedica alle gentili e valorose donne dei discorsi degli animali pubblicato nel 1541 a Firenze, Agnolo Fiorenzuola, che era un letterato, poligrafo e novellista italiano, sottolineava l'importanza della forma della sua opera usando la metafora dei nuovi panni e varie fogge, quindi degli abiti che rivestono la materia narrativa. La novità di questo testo è però anche nella materia, dato che si tratta del primo adattamento di Calila e Dimna italiano in Italia. Questo trattato, che è stato già evocato più volte, raccoglie appunto apologhi indiani giunti in Occidente in forme variamente mediate e nella scala a 8 gradini, che non evocherò qui perché non sono specialista, che conduce quindi dalla versione originale alla traduzione francese, la tappa italiana ha un certo rilievo perché si tratta di un adattamento realizzato attraverso la versione latina e quella spagnola del 1493 che tende a acclimatare il testo nella cultura d'arrivo per trasmettere meglio un'opera che è allo stesso tempo gradevole e molto significativa per la storia culturale del mondo antico, ma anche per la società fiorentina del Cinquecento, perché in essa si tratta di filosofia politica, secondo la prospettiva del rapporto tra l'intellettuale e il potere, quindi una cosa che a Firenze era molto attuale, forse lo è anche per noi. Qualche anno dopo la pubblicazione dei Discorsi degli animali, Anton Francesco Doni realizzò una seconda traduzione più completa, ma realizzata a partire dall'opera di Fiorenzuola, che apparve a Venezia nel 1552 col titolo La moral filosofia, seguita poi dai trattati diversi di Sende Barindiano.
Sono quindi stati gli elementi di novità formale e di contenuto ad aver stimolato nella seconda metà del Cinquecento due traduzioni francesi dei testi italiani, apparse a non molti anni di distanza dalla pubblicazione di questi ultimi. Nel 1556 a Lione esce una versione anonima presso un editore lionese, Gabriel Cottier, intitolata Facétieux discours des animaux, e nel 1577 a Parigi, presso l'editore ben noto Abel Angelier, furono pubblicati due libri de philosophie fabuleuse approntati da Pierre de la Rivet, un personaggio piuttosto curioso, autore di testi teatrali, traduttore dall'italiano, astrologo, di cui è stata pubblicata recentemente tutta l'opera teatrale. Nel racconto a scatole cinesi che sta alla base dei diversi adattamenti dei Kalila e Dimna, che si sono succeduti nel tempo, gli animali sono dei protagonisti assoluti, non solo nelle favole, perché nella storia principale i personaggi più importanti di una parte considerevole del testo sono all'origine due sciacalli, cortigiani alla corte di un re leone, quindi quello che poi diventerà anche per La Fontaine, e nella versione italiana di Fiorenzuola e nella prima traduzione anonima francese questi animali esotici vengono adattati, sono due montoni, uno prudente e uno ambizioso. Nella versione di Doni, nella seconda traduzione francese, quella di La Rivet, sono invece messi in scena un mulo e un asino, dettaglio che getta subito una luce molto negativa sulla vita di corte. Molti animali parlanti figurano anche negli apologhi inseriti nella narrazione con funzioni diverse a seconda dello sfondo su cui si stagliano. In questo mio intervento oggi prenderò in considerazione alcune di queste favole animali, in parte già note alla cultura europea grazie a un altro adattamento parziale di Kalila e Dimna, datato al secolo XIII e filtrato dalla tradizione ebraica. In particolare cercherò di mostrare che la progressiva acclimatazione di queste favole, partita nel Medioevo e ibridata spesso con la tradizione esopica occidentale, costituirà alla fine del percorso un esempio innovativo di favola in prosa egeie, quindi Gaia, e una tappa importante del cammino percorso dall'apologo, dalle raccolte medievali al capolavoro di La Fontaine. Come noto, uno dei tratti distintivi della favola è la brevità, che contribuisce in modo essenziale alla sua efficacia, non solo narrativa ma anche didattica. In un importante contributo, Jasmina Forjansens ha messo in luce il legame che fin dalla tradizione classica unisce la forma breve alla parola del saggio, quale è anche il personaggio mitico di Esopo. La saggezza, per Platone, per Sant'Agostino e per molti altri, si manifesta infatti spesso attraverso l'effetto creato dalla parola. La sapienza del saggio viene enunciata in un modo particolarmente efficace quando la forma è densa, perché questa colpisce più facilmente la mente del pubblico. Per questo motivo il saggio coltiva la brevità e usa la sua eloquenza per dosare gli effetti che con questa si possono ottenere. In un testo a scatole cinesi, come appunto quello che partendo da Kalila e Dimna attraverso tutte le modificazioni successive si legge nelle opere di Fiorenzuola e Doni, l'uso pragmatico delle narrazioni brevi che sono inserite nel racconto principale è per lo più una prova a sostegno di un concetto enunciato in modo simile a quanto accade nella eloquenza giudiziaria. La particolarità dei motivi animali negli apologhi inseriti in questo testo rispetto alle raccolte di favole, quindi di non costituire delle narrazioni completamente isolate e indipendenti, ma di intrattenere un rapporto dinamico con il racconto principale. Questo ha come effetto di rendere più complesso il significato dell'apologo in virtù degli echi creati dall'incontro tra le tematiche presenti nei due livelli del racconto. Per esempio, nella morale filosofia di Doni, la favola dell'uomo e del serpente, che costituisce un bel esempio di sincretismo fra tradizione orientale e occidentale, su cui avrò occasione di tornare, è narrata da un topo a un corvo per trattare in forma piacevole il tema dell'amicizia. Si tratta quindi di un intarsio nell'intarsio, di una storia secondaria, e questo fa sì che l'apologo si interpreti anche politicamente, non solo come un monito
verso gli uomini di corte che devono guardarsi da un cortigiano perfido, ma anche più indirettamente come una conferma che il principe deve avere un comportamento etico tale da garantire ai suoi sudditi un governo che tende alla pace. I due animali insistono infatti ripetutamente sul loro desiderio di pace e utile dell'altro. In realtà il modello del racconto a scatole cinesi, si era già diffuso in Occidente fin dal Medioevo nella prima opera in cui alcuni motivi di favole tratti dalla tradizione indiana si sono diffusi in area europea. Nelle traduzioni della Disciplina Clericalis di Petrus Alphonsus, trattato di filosofia neoplatonica e morale, elaborato soprattutto da fonti ebraiche, gli apologhi, che sono spesso tratti appunto dal Kalile d'Imna, servono a rompere il tono serio di questo trattato, in cui un saggio padre istruisce il figlio. Anche qui il motivo dell'uomo e del serpente, che è appunto un bel esempio di ibridazione di tradizioni diverse, è usato per sostenere l'affermazione secondo cui è necessario guardarsi dai pericoli che derivano non però da un falso amico, ma dalla menzogna, più dolce della carne di un uccello. L'eclettismo che caratterizza la favola animale rende quindi possibile l'adattamento a motivi e a contesti diversi. L'analisi di un estratto delle due traduzioni francesi in versi della Disciplina Clericalis, che sono state realizzate a breve distanza l'una dall'altra, avete lì le date, XIII secolo, una versione intitolata Chastement d'un père à un fils e l'altra Fable Pierre au Four, segnerà l'inizio di questo percorso, mostrando che la diversità degli esiti, pur nel rispetto della brevità e degli elementi della storia, mette in luce un altro elemento importante dei racconti secondari costruiti da favole animali nei racconti a scatole cinesi di derivazione orientale. A livello stilistico, infatti, le due trasposizioni del testo fonte in versi si differenziano molto. Le tappe dell'azione e la sequenza dei fatti restano più o meno costanti, mentre invece quindi si tratta di un serpente che è legato a un palo e che viene liberato da un uomo che lo scalda, poi tenta di soffocarlo, sicché una volpe chiamata a giudicare la situazione, qua c'è l'ibridazione con la tradizione orientale, viene chiamata appunto a giudicare la situazione e ordina che il serpente sia nuovamente immobilizzato, qui avete un po' i testi, affinché appunto lui possa giudicare meglio, strategia quindi per condannare il serpente. I due traduttori si comportano invece diversamente per quanto riguarda l'ornatus. Il traduttore delle favole di Pierre au Four, che avete qua in centro, aggiunge brevi amplificazioni descrittive, come quella che concerne le circostanze in cui viene trovato il serpente, il suo stato, dilata un po' i dialoghi presenti nella fonte. Al contrario, invece, il Chastuamon rinuncia a ogni dettaglio che non sia strettamente funzionale dell'azione e riduce all'osso anche gli scambi verbali. Quindi avete qua il testo latino e i due testi, già solo all'occhio vi accorgete che la dimensione è molto diversa. Ecco, per poter cogliere il senso di questa differenza stilistica, credo sia importante sottolineare che nella finzione del racconto morale le lezioni di vita, l'ho già detto prima, sono dispensate dal padre al figlio, ma in una forma orale. Questo aspetto mi pare entrare in gioco in modo determinante nelle traduzioni in antico francese, perché il primo traduttore sembra voler accentuare l'effetto di oralità con i brevi ampliamenti dal tono colloquiale, usando il verso come uno strumento compensativo che permette di conferire dignità a un tipo di discorso la cui spontaneità potrebbe contrastare con la serietà dell'insegnamento che viene impartito. Il secondo traduttore invece sembra spogliare il verso per avvicinarsi quanto più possibile alla prosa, allo scopo di sottolineare la veridicità dell'insegnamento contenuto nel racconto e superando in questo modo diverso quell'aporia che nella cultura medievale francese è generata dall'espressione in versi del sapere. Infatti il verso è di solito riservato alla fabula, quindi a quello che è finzione.
Non è quindi a caso se una terza, se la terza versione in prosa è appunto così scarna. Quindi il secondo traduttore cerca di avvicinare la forma della prosa alla la forma del verso alla prosa, il secondo invece di compensare diciamo l'oralità della forma in versi con una elaborazione stilistica estremamente complessa. L'opposizione tra questa tendenza a uno stile prosastico scarno e ricerca di una narrazione più lussureggiante in versi è in linea con la tradizione favolistica francese di origine esopica, quindi si tratta in realtà di un'acclimatazione a una tradizione. Se in un'epoca molto più vicina a quella in cui furono realizzate le traduzioni francesi del trattato di filosofia di origine indiana, si confronta il modo in cui questo stesso motivo è stato trattato in un adattamento in versi e in una traduzione in prosa, mi scuso ma è saltato il testo del latino, si noterà anche soltanto dal testo francese, dai due testi francesi, un fenomeno del tutto parallelo. I due esempi sono tratti rispettivamente da una raccolta anonima del 1547, che è un esempio straordinario di traduzione dal latino umanistico estremamente elegante, testo che è stato scoperto da una studiosa tedesca negli anni 70 e poi che meriterebbe senz'altro uno studio più approfondito, e invece da una raccolta molto nota, quella di Gilles Corrozet, 1542, che ibrida la favola col genere dell'emblema. I versi di Corrozet sono decasillabi costruiti secondo uno schema rimico piuttosto complesso, la strofa carré di 10 versi decasillabi compensa anche in questo caso con la rigorosa ricerca formale una trattazione della materia più ricca di dettagli descrittivi, che derogando quindi sul piano dello stile all'esigenza della brevità si attardano sulle circostanze del ritrovamento del serpente, vedete, en temps d'hiver, sulla neige froide, en une voix oblique, e anche sul sentimento di pietà che prova l'uomo a di fronte a questo serpente, l'or sa pitié lui manifesta, quindi con un'atmosfera che restituisce un'impressione di spontaneità. Quindi questa strofa che imbriglia e nobilita una poesia dall'andamento spigliato, quasi vicina alla conversazione, si oppone ancora una volta alla prosa estremamente sobria, che non lascia spazio a iterazioni sinonimiche, imbricamenti sintattici complessi, abbastanza tipici ancora della prosa anche in francese preclassico, si attiene rigorosamente alla limpidità e all'equilibrio della prosa latina, atta appunto a trasmettere il sapere del saggio, la cui vita è raccontata nella prima parte della raccolta, di questa raccolta in prosa. Quando le due opere italiane che adattano il testo indiano, quindi quello di cui abbiamo parlato all'inizio, furono acclimatate in Francia, la prosa degli apologhi animali, così contrastante con i canoni della favola in prosa, dovette sembrare particolarmente innovativa. Questa stessa favola dell'uomo del serpente, che serve un po' da filo rosso per questo discorso, è presente nella Moral Filosofia di Doni, non nella raccolta di Larivet, che è più ristretta. Doni, rispettoso qui della sua fonte, che è essenzialmente la versione spagnola, la inserisce nell'ambito del primo trattato di Saint-Débar dedicato all'amicizia, per dimostrare che l'intervento di un falso amico può distruggere il legame che unisce due esseri umani. Qui avete il testo italiano, che vedete è molto molto più lungo e complesso delle favole, e se ci concentriamo su quei panni e fogge che il nostro Larivet aveva evocato all'inizio, per filare quindi quella metafora lì che è stata evocata in apertura, la particolarità della versione che presento qui, che è una versione di Doni ma che si ricalca su quella sullo stile di quella che l'ha preceduta,
appare consistere nel gusto per il racconto, che si manifesta appunto attraverso la volontà di precisare le coordinate spaziali dell'azione. Vedete che l'azione è a Firenze, fra il Monte Uvi e il Ponte di Rifredi, quindi assolutamente a Firenze, e anche di fornire dei riferimenti cronologici, una domenica mattina, nel tratteggio dei personaggi, l'uomo è un uomo da bene, un buon cristiano, la serpe è accorta, con l'occhio vide il padrone che aspettava una scure per fendergli la testa e ammazzarla, e così si ritenne dall'uscire, soprattutto nel registro linguistico, che è la cosa più interessante di tutte in queste favole, perché nei dialoghi in particolare viene esaltato il colore del discorso orale nel lessico. Vedete per esempio sarosicchiarono insieme, il linguaggio parlato, oppure ancora rappattumavansi le cose, cioè si aggiustavano. Questo è assolutamente inedito sia per il testo, la novella italiana. Quindi è un tentativo di rinnovare il linguaggio della novella italiana. Per quanto riguarda la traduzione francese, il traduttore, al di là delle divergenze così per quanto riguarda il trattamento del motivo, il traduttore ha naturalmente dovuto derogare a alcuni di questi principi, perché per cui per esempio vedete che le forme popolari rappattumavanso si diventa a pardonner au serpent faire paix avec lui, donc registre, registro standard, lo stesso qui le caressait comme si c'eût été son enfant, quindi anche qui di nuovo un appiattimento del registro molto popolare, però c'è qualche compensazione, per cui si parla di marmite, per la pentola in cui appunto viene gettato il veleno, o ancora mettre la tête à son trou, un registro abbastanza, un'espressione abbastanza, abbastanza familiare, en fin de jeu, anche qui un registro abbastanza familiare, e soprattutto quello che si conserva in questa versione è il fatto che l'arte del dialogo, in cui eccelleva Doni, anche la Rivet naturalmente, viene assolutamente conservata. Il dialogo è una serie di scambi rapidi. Quando diciamo, l'uomo e il serpente cercano di far pace, nell'italiano si diceva: io ti perdono, io son vostra, ed egli: mai ti farò altro che piacere, e lei: ai vil son serva, schiava in catena, e lui: ogni volta che ti piacerà sarò parato e pronto a farti per ogni servigio. Questo scambio veloce di battute si mantiene assolutamente anche in francese, quindi il traduttore è molto sensibile a questi effetti stilistici che sono del tutto estranei alla tradizione della favola. La favola francese in prosa non ha niente di tutto questo. Questa è la portata rilevante di questo adattamento della favola ibridata nella tradizione esopica e tradizione orientale, mediata attraverso il modello dell'italiano. Se poi confrontiamo un altro motivo di favola che appare in tutte e due le traduzioni francesi. Questa volta si tratta di una favola non ibridata dalla tradizione orientale, ma tutta occidentale. Questo esempio mi serve per poter mostrare che anche quando i traduttori italiani inseriscono degli apologi che non sono di origine indiana, fanno la stessa cosa, rinnovano questo motivo esopico in prosa con uno stile assolutamente nuovo, molto molto ornato. Di nuovo anche qui la favola dell'aquila e dello scarafaggio, molto nota, viene ambientata in Toscana, sulle orride montagne di Cavigliano, e ci sono anche qui molti ornamenti. Questa è la traduzione del traduttore anonimo lionese, che aggiunge addirittura qualche cosa di nuovo, perché per esempio usa questa espressione ce gentil falot,
che è anche qui di registro molto, molto, come dire, molto basso, e anche Bourré et Saisir, anche questo è di registro piuttosto familiare. Questa è la versione dell'anonimo francese del 1547, vedete già dalla dimensione la differenza. Ecco, quest'ultimo esempio invece è tratto dai discorsi degli animali di Fiorenzuola, da un'ultima favola che sarà quella che mi servirà per concludere. È una favola che già Patrick d'André ha evocato prima, una favola che poi confluirà dalla tradizione orientale anche nella raccolta di La Fontaine, è la favola della tortue e de deux canards, quindi della testuggine e delle due anatre in La Fontaine. Questa favola mi sembra un buon punto di osservazione per misurare la distanza che talvolta appunto separa il progetto dell'anonimo traduttore francese, che resta fedele al testo di Fiorenzuola ma si scontra sull'ostacolo di questa lingua mescidata, e invece la traduzione di L'Arrivée, che invece è molto attento alle caratteristiche stilistiche del testo sperimentale di Doni da cui parte. Questa favola, come già stato detto, mette in scena due uccelli e una testuggine in cerca di acqua dopo che la siccità ha causato il prosciugamento del laghetto su cui vivevano tutti quanti in buona armonia. E allora quando i due uccelli vedono il rettile terrestre diciamo in difficoltà perché non riesce a bere, gli propongono di spostarsi altrove retto con i denti a un bastone che loro fanno, diciamo, spostano attraverso il movimento delle loro ali. Solo che quando la testuggine è in, naturalmente alla testuggine viene detto: non devi parlare, non devi dire nulla, se qualcuno ti schernisce stai zitto altrimenti cadi. Ma cosa fa la testuggine? Naturalmente quando accade che alcuni uccelli incontrano questo trio col bastone, cominciano a schernire la testuggine. E il punto dei due adattamenti italiani è particolarmente interessante dal punto di vista stilistico, sempre per questa mescidazione di linguaggio. Qui avete per esempio la versione, la prima versione, quella che poi verrà tradotta dal traduttore anonimo. E quindi il primo adattatore, quindi Doni, dice di questi uccelli che scherniscono la testuggine: e che può essere questo? E ognuno se ne faceva meraviglia e ognuno se ne rideva, e tra gli altri certi uccelli, per dar la baia, quindi per schernire con un linguaggio molto colloquiale, come fanno i fanciulli quando vengono le maschere, gridando dicevano: o chi vide mai volare la testuggine? Oh, la testuggine vola, dagli la baia, egli è la testuggine, e cotali ciance. Il traduttore francese, che di fronte a questa poetica che sottende le ricerche stilistiche e linguistiche di Fiorenzuola, la sua attenzione verso le forme popolaresche del parlato, mantiene la stessa ampiezza dell'originale e il contenuto, col rinvio alla sfera infantile, come font les petits enfants quand ils voient des masques, quindi è sensibile a questo registro infantile, usa degli equivalenti a quelli impiegati nell'italiano, ma sempre derogando a questo livello del parlato, perché dare la baia, che significa canzonare, prendere in giro, viene tradotto con se moquer, o il sostantivo raillerie, che traducono il significato ma non traspongono il registro, ma la vivacità dello scambio all'interno di una favola in prosa, che è di nuovo molto inedita per la favola, viene conservato. Chi vit jamais voler une tortue, o la tortue vole, moquez-vous-en, c'est la tortue, eccetera. Se invece si confronta, e questo concluderà il mio intervento di oggi, la versione di Doni, sempre di questo piccolo passaggio dei dialoghi, si vedrà che Doni eccelle ancora di più nell'arte del dialogo, perché
Ci sono addirittura delle rime che mimano le cantilene infantili, le filastrocche infantili. Ove occhio, ove baia, che ha la biliorsa gaia. La biliorsa è una figura dell'immaginario infantile, una specie di mostro. Dicevano gli altri, ove foggia, ove gola, che la bestiaccia vola. Quindi vedete, ancora più colloquiale per via della presenza di rime, di linguaggio familiare. E lo stesso nell'ultimo intervento, è l'appiccata per la gola, però non favella e non vola la mariuola, la mariuola. Sentite di nuovo la rima. Voilà, allora quando l'arrivée si trova a tradurre questo passo, attingendo all'arte scenica che, in cui lui eccelle, riesce a trasporre abbastanza efficacemente in francese il linguaggio dello stile di Doni, che la critica appunto considera come uno dei meriti principali del trattato, in cui egli sperimenta una nuova forma per la novella cornice. Quindi, che concludere in sostanza da questo percorso? La prima veste dei discorsi degli animali e la moral filosofia sono stati allora il tramite per una nuova diffusione in Francia della materia orientale, fortemente ibridata con la tecnica della novella, e se bisognerà aspettare ancora a lungo prima che altre versioni meno toccate dall'effetto di spaesamento siano rese disponibili al pubblico francese, questi due adattamenti italiani hanno avuto il pregio di diffondere almeno un nuovo modo di raccontare la favola, profondamente legato al resto della narrazione nella quale sono intarsiati, quindi con un grande significato politico. Le favole sono già un miroir des princes, ma soprattutto la leggerezza dei toni, lo sperimentalismo linguistico offrono ai traduttori l'occasione di presentare ai lettori d'Oltralpe la favola in una veste inedita, più leggera e sorridente, raccogliendo la difficile sfida di trasporre in un'altra lingua dei testi così innovativi. L'Arrivée e l'Anonimo lionese hanno quindi iniziato un percorso che condurrà più tardi a vette eccelse, quelle di cui vi ha parlato Patrick D'André poco fa. Grazie. E grazie anche a Paola Cifarelli per questa bella e densa relazione che ci porta tra secoli, tra due paesi, l'Italia e la Francia, attraverso il prisma orientale. A questo punto penso che non ci sia tempo per, sì, questo chiedo a... Allora, la parola è al pubblico, per la sala, per alcune rapide domande che possono venire da parte di tutti, anche da parte dei relatori tra di loro. Potete alzare la mano e credo venire qui perché non abbiamo un microfono portatile, ce l'abbiamo? Quindi c'è una se non ci sono o ci sono domande, io ne farei una veloce al professor D'André, che non so se vuole venire qui o rimanere lì. Con funziona il microfono, forse può venire qui. Oui. Oui, vous pouvez venir en... Voilà, c'était une question rapide. Venite à la... Hein? De volta en volta. Bon, voilà. On ne peut pas venir ensemble? Non? Insieme? Bon, intanto... Sì, perché... Venite. Io... Oui, il y a quelque chose... Il y a une chaise ici, une chaise là. Il n'y a plus de chaise présidentielle. J'ai terrifié. Non, on ne va pas chasser le président de séance.
Non, c'est mieux de faire les discussions ensemble, je pense. Oui. Ben voilà, je sens tordé. C'est une question, effectivement, qui regroupe aussi les autres escopes exposés. Sur la question politique, voilà, à la fin de votre exposé, vous avez parlé, comme on dit, d'un enjeu politique. De quelle manière, effectivement, ce passage à l'Orient pour, comment dire, appuyer un peu sur la question politique dans les femmes? On peut dire que c'est une précaution, dans la mesure où on fait le détour par l'Orient et où le ministre devient un vizir, il est moins exposé, moins dangereux peut-être de parler de politique pour La Fontaine. Puis d'autre part, je pense que le détour par l'éloignement permet de poser des questions de pouvoir qui, justement par cet exotisme, reviennent sur la tradition française, mais avec un regard qui est rafraîchi en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il me semble que ce que faisait le détour par le passé avec Ésope se transforme en un détour par la distance géographique avec l'Orient. Et là, c'est un exemple intéressant de la manière dont une œuvre peut travailler à la fois chronologiquement et géographiquement. Les effets que provoque la chronologie provoquent la géographie. Peut-être est-il plus facile de penser le régime politique à travers la comparaison géographique qu'à travers l'évolution chronologique qui, elle, quand même, a considérablement changé les choses. Oui. C'est peut-être comme ça que je le verrai. Je ne dis pas d'ailleurs que l'inspiration politique soit immense à l'intérieur du second recueil, mais l'ouverture par les animaux malades de la peste, c'est tout de même une réflexion qui prend de la hauteur grâce à ce phénomène-là. Alors, bien sûr, il y a aussi le fait que le Kalila et Nimna est quand même un livre essentiellement orienté vers les problèmes de pouvoir, ce que n'est pas du tout le recueil ésopique ou le recueil de Phèdre, même si on pense que le recueil de Phèdre est un recueil d'opposition politique de nature satirique, en quelque sorte. Le Kalila et Nimna est plus réflexif que satirique, me semble-t-il, et c'est peut-être là que la politique peut intervenir d'une manière qui est moins ponctuelle. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, puisque vous avez interrogé la chose. Oui. Avec le micro, peut-être. Effectivement, les deux traductions dont j'ai parlé ont déjà cette perspective politique, qui est donc tout à fait présente dans l'original italien, à travers les différentes adaptations. Donc, c'est peut-être aussi pour la... disons, la République de Florence et pour la France des guerres de religion, l'occasion justement de faire de la critique politique à travers la littérature et à travers un regard qui met cela dans un endroit éloigné, comme vous le dites. Oui, avec en même temps, me semble-t-il, une importance attribuée à des valeurs qui sont des valeurs politiques comme la prudence, le conseil, la justice, mais la prudence et le conseil notamment, qui sont des éléments vraiment qui permettent de penser le politique au XVIIe siècle très différemment de la manière dont nous le pensons, nous, en des termes qui sont des termes sociaux et d'autorité. Mais je pense que c'est plutôt à travers ces valeurs-là, qui sont des valeurs de la vraie pensée politique, des sciences politiques en quelque sorte, et notamment la notion de prudence qui apparaît très fortement, me semble-t-il, dans la réflexion orientale. En revanche, dans le Japon, dans les illustrations, il n'y a pas du tout d'enjeux politiques. Il y a vraiment des enjeux purement esthétiques. Mais alors, dans le recueil, lo faccio io, non lo so se parlo in francese o italiano. Allora. Alors, je fais les deux. Alors, pour être très rapide, dans le choix de recueil de La Fontaine, de lequel je suis partie, il n'y a pas de réflexion politique. En revanche, les images que j'ai montrées, notamment de rouleaux illustrés, du Shōjo Giga, du milieu, enfin, 12e, 13e, et les histoires des singes, sont éminemment des rouleaux avec une intention politique et religieuse. Come dicevo, per la raccolta delle favole di La Fontaine, non per niente, sia il testo in questo contesto che le illustrazioni non hanno un potere politico. Invece i rotoli illustrati che ho mostrato del Shōjo Giga del XII-XIII secolo, e quello con le storie delle scimmie,
del Cinquecento hanno un lato politico molto forte che è portato dalle immagini, perché sono rotoli dove ci sono immagini ma anche un testo, ho mostrato piuttosto le immagini. E una certa, finisco che da certa maniera io che lavoro piuttosto sulle favole monumentali dell'epoca romanica si ritrova in queste immagini del medioevo giapponese, lo stesso potere simbolico e politico che nella favola monumentale di epoca, dell'epoca medievale in Occidente. À ce propos, je voudrais me permettre de faire un peu de publicité pour la revue de la Société des Amis de Jean de La Fontaine, Le Fablier, qui a publié les actes du colloque de Vouanne. Vouanne m'avait demandé un colloque. Vouanne est plus connu pour d'autres raisons en ce moment, mais un colloque sur La Fontaine et l'Extrême-Orient. Et donc il y a eu des interventions, notamment une intervention d'Antoine Bisséret qui connaît bien la tradition, sur l'entrée en Extrême-Orient. Il y avait des intervenants de Chine, du Japon, de Corée et d'Indochine. Il y avait notamment une intervention que vous connaissez sans doute de Matsumura sur les fabliers illustrés par Barbuto et sur les images et la conception de la fable. J'ai cru comprendre à travers ce que vous disiez en japonais qu'il y avait effectivement les mêmes réflexions sur l'anthropomorphisme ou pas et des choses de ce genre. Et donc la revue est parue au printemps de cette année 2022, non ? Oui, c'est ça, au printemps 2022, voilà. Et c'est une revue qui concerne donc l'ensemble du territoire extrême-oriental, hein, alors qu'ici nous sommes plutôt concentrés sur la dimension indienne, mais enfin il y a pas mal de choses sur le Japon aussi, j'ai remarqué. Merci, je ne le connaissais pas, cet article qui doit être très récent. C'est une revue qui existe depuis 35 ans, qui est la revue des Amis de La Fontaine. Et non, le numéro est paru il y a un an, c'est-à-dire au printemps 2020. Non, oui, au printemps 2022, donc il y a 6-8 mois à peu près, je crois que c'est paru à ce moment-là. Non, j'aurais dû en apporter un exemplaire, mais on est très chargé. Possiamo dare inizio alla seconda parte di questa mattinata e prima di presentare il professor Jan van Ginkel, che farò in inglese, voglio dire due parole in italiano, perché pur non essendo uno studioso di favole, perché il papato, io sono uno storico del papato e non ho mai avuto a che fare, non ho mai trovato un legame tra la storia del papato e le favole. Magari lo troverò un giorno, ma pur non essendo uno studioso delle favole mi sento molto vicino a questo convegno per due motivi. Prima di tutto perché la SISMEL ha collaborato fin dall'inizio all'organizzazione di questo convegno e poi anche perché sono molto contento che appunto grazie all'apertura del convegno, come dice il titolo, tra Oriente e Occidente o tra Occidente e Oriente, il convegno è stato inserito nella serie delle conférences transculturelles de l'Union Académique Internationale, come è indicato del resto dal logo che vedete, ed è questo credo che sia un riconoscimento internazionale che del resto è stato anche confermato nella riunione del bureau dell'UAI di qualche settimana fa a Bruxelles, che va sottolineato. After saying that, I am very glad to present Jan van Ginkel on a topic which is in also very interesting for my personal research. Jan van Ginkel, who is at present at seminar for Arabic studies at the Freie Universität Berlin on a research project on impetus and range of scholarly and popularizing discourses
in the Arabic world. He was, before going to Berlin, he was in many universities of Netherlands, as Groningen, Utrecht, and Leiden. He is now involved in two important projects. The first one I have already said, scientific and popularizing discourses in the Arabic speaking world. And the second one is on the topic of his paper of today, the Syriac tradition within Kalila and Dimna. So you speak to us today on the topic with the title How Kalila and Dimna Ended Up in the Latin West on Transmission and Variation. Thank you very much. Thank you. I have to immediately say, my esteemed chair has said that he's interested in what I'm doing. Actually, I was interested in what he's doing. He already sent me an email and an article solving one of the problems that I have with my text. So it's rather the other way around. another problem is, of course, that Kalila with Dimna, I'm an Orientalist. So I will talk also about the Latin world. I have a master's in classics, but that's the last time I worked officially on classics. So I am an Orientalist. What I present is what I found in the various literature on the various texts and a little bit of personal inclinations. One of the first problems, of course, is that in the Oriental texts, these are not called fables. We don't have a word for fables. So that's another issue that could be discussed, but at another time. These are the two heroes of the title, Kalila and Dimna. Kalila and Dimna, the title is problematic. We already in the morning heard being talked about Pilpay, Bitpay, the Indian book, that's also a title for it. Kalila and Dimna, beautiful title, only refers to one chapter in the whole collection. They don't show up in any others. Not entirely true. There is an additional chapter sometimes, and that's about Dimna as well. But in basically, this is a pars pro toto. It is a mirror of princes. It has been always called a mirror of princes. Again, that's true, especially if you look at the Indian origins texts. That's a very Machiavellian mirror of princes. How do kings rule, no matter what? The interesting thing is, already in the tradition that I'm talking about, so the Arab, Syriac, and Persian tradition, and also into the West, it's less of a mirror of princes. It's because morals and ethics become ever more important. And let's be honest, in the Indian versions, that's less important. Also, in the Arab, especially in the Arab tradition, you see that actually the people who are seems to be the intended audience is not the king. It's the high-ranking courtiers. How to survive in a court. And that's dangerous. That's incredibly dangerous. And how do you function? So that's a mixture of court life and ethics. And sometimes one part wins and sometimes the other, because ethics and court life do not mix very well. Another important aspect compared to Aesop, for example, is that Kalila with Dimna has a very structured, layered structure. It's a frame tale. Within it, embedded are texts, and within the embedded text, what we would call fables. There are fables in the fables in the fables. In the first chapter, it can actually run to the fifth layer. So that's quite a structure. And I changed the text, but I didn't change the text entirely. The aim of the work is educational and entertainment. I first had entertainment and education. I changed the first bit, didn't change the second bit. Sorry about that. Now about the origins. Like I said, it has an Indian origin, but
the collection as we have it most likely was not created in India. So that is a Middle Persian Sasanian event. They brought together Indian material, but they created what we now see as Kalila Vadimna, as one work. The origin is the Panchatantra, which is the first five books of stories, the real Mirror of Princes. Then from the Mahabharata book 12, three stories have been included. The Mahabharata book 12, that's also true of book 11, have a similar structure to the Panchatantra, but also are quite different, and I'll come back to that. And then there are some Buddhist stories, originally one, but later more Buddhist stories are added to that cluster as well. Like I said, the origin of the collection as such is probably Middle Persian. It's attributed to a guy named Burzoi. Somebody with that name does exist, whether or not he actually is or is just a pseudo person can be discussed. He's a physician under the rule of Khusrau I, and he went to India, it seems. We don't have the Middle Persian text except for one small fragment, roughly one page, not even one page. But we do have a quite early translation into Syriac Aramaic, my field, which dates probably around 570, 580. There are problems with that text, but that gives us the closest approximation to the original text, if that ever existed, of Kalila Vadimna, as we are talking about it. What happens already in that Middle Persian version is a standardization. So the king and philosopher who discuss the issues, so the frame text, are a different king and philosopher from the Panchatantra. But already in the Middle Persian, they have standardized that to the king and philosopher of the Panchatantra. Except, no, one story it goes wrong, at least in the middle, in the Old Syriac. There are actually the names of the Mahabharata king and philosopher have survived. So that indicates that it is in the Middle Persian version a process of standardization. And in all the Arab versions, it's perfect. So were there more reductions of the Middle Persian? We don't know. That might be true. And also in the Panchatantra, the king and philosopher only occur in an introduction to the work, not in the work itself. In the Middle Persian version, they are always present at the beginning of each chapter. Compared to the Mahabharata always ends with the king and the philosopher as well and give a moral of the story. Again, that is missing in the Panchatantra. Again, this is standardization. So this is a creative process of creating a work in the Middle Persian setting, at least that we assume, because we don't have the Middle Persian, so whatever I say may be all of a sudden blown out of the water if we find a manuscript in Middle Persian, but I think it's very unlikely. So that Middle Persian version then was translated, most importantly, by Ibn al-Mukaffa around 750. There probably were other translations. We don't have much of that. There's also a poetic version, for example. But we continue with Ibn al-Mukaffa. Oh, by the way, this is something which will occur again and again. There are different versions, different people translating it, and one of the translations survives. The others are dead ends. That's a continuous story in that extent. So roughly, this is what the old version probably looked like. Panchatantra, the first five chapters. Mahabharata, then three chapters from those. A Buddhist story, the king and his eight dreams. And the king of the mice, that was in the original one. That disappears quite quickly in the Arab tradition, except for some manuscripts. So it didn't disappear completely. And you find it in some of the translations. They also include the king of the mice. So it was part of the collection. It is not part of the dominant stream in the Arab tradition, but it survived enough to be part of later translations
into, for example, Greek and Hebrew. What is important, and you already heard it a little bit, is Ibn al-Muqaffa is a translator, an innovator. He already adapts the material to an Arab setting, possibly even an Abbasid setting, because of his Persian background, living in a world where Persian and Arab is not always without problems. There's a rivalry between two groups. And keep in mind, this is about court life and how to survive in court life. And Ibn al-Muqaffa is one of the persons who probably brought that into the system, in the material. Variations and versions. And I was talking about already about elements missing in certain manuscripts in the Arab tradition. We have now, I think, 120 manuscripts in Arab. And there are 10 manuscripts of which we can say that's a copy of a manuscript we also have. All the others are different, and I really mean different. So there are scribal errors and, of course, the attempt to make sense of it. We know that of all manuscript transmission. But it goes beyond that. It has a lot of variety in the sense that words get synonyms, so glosses, but also rephrasing. You get the chapter sequence is changing. But it gets worse. They start adding and omitting stuff. So phrases are added, completely new phrases. The story, the segments are expanded. But also stuff is thrown out. There are additional similes and parables. And not in all the manuscript, but in some. But even we have additional fables and chapters. So, for example, the most important one is the investigation of Dimna's conduct, which is completely new in the Arab tradition. Intriguingly enough, it is built on the structure of an old chapter, namely the lion and the fox. It's not the same story, but it is the framework is the same. They use that as a structure to tell that additional story. This chapter was added because of it being an ethical work. And the problem with Book One, the lion and the ox, where Kalila and Dimna are the central figures, Dimna is a baddie. He basically gets the ox killed. And the story ends. The bad guy wins. That's basically it. In India, no problem. In the Arab tradition, it becomes a problem because it's ethically a bit iffy. So they add Dimna on trial. But intriguingly enough, in some of the manuscripts, he gets killed or punished or whatever. Some, he's actually let free because he can make a case for his what he's done. There's a certain logic to what he did, and he is actually acquitted. So there is variation even in these additional materials. So, and then there are a few other stories. Intriguingly enough, the ascetic and his guest may well have a Hebrew background because actually the language that is talked about is Hebrew, which is not common in Arab or Indian setting. But also the language level is changing. So originally it's high level Arabic, but dialects creep in and other changes in the style happens in various manuscripts. Especially spoken text has a tendency to become dialect rather than high standard Arabic. But there's also cultural adaptation. One of the most famous ones is Christianization. Within the Arab tradition, it doesn't happen that much. You see Allah appearing and there are some standard Islamic phrases, but by and large, it's not religious. But for the translations, you see a heavy Christianization. One of the first is the second Syriac translation. That basically is written, the author says it explicitly, written to the Christian community is going to hell, basically, and they need to be taught some ethics. And that's why he translates Kalila wa Dimna. He teaches Christian ethics on the basis of Kalila wa Dimna. But you also see it on the Persian side. One of the Persian versions also includes a lot of Islamic phrases and quotes from the Quran and everything. So they also push it into a more religious setting.
but also translating itself means adapting. So you adapt to the culture of your language, which the most basic is many of the animals, Indian animals, are not known in the Middle East, and later on animals known in the Middle East are not used in known in Europe. So in the Indian setting, the tiger is the most important. That's always a lion in Middle East and in our in Western Europe. Jackals, not known in Europe, tend to become foxes, and we can go on. But there are also in other levels, there's translation. I say there's a lot of variation. That is what we do in our projects. We make a digital edition where each manuscript's version is seen as a text on its own. We are not trying to do a Lachmann reconstruction of the original. Ibn al-Mukaffa has done a great job, but we'll never know what it was. This is what grew out of his, and this is just an example. You see the colors indicating changes, variations. And this is for this set, but we can show you that for 70. It doesn't make any sense to make a critical edition of an original. It just doesn't exist. This is a living text. Now, what happens is, so this shows you what happens to the story. It starts in Sanskrit. It moves first to the Near East. Then it moves onwards to the south of Europe. And then you see it going all over the world. This is just to illustrate what happens to this story, this collection of story. It dominates Eurasian literature, especially from 1500s onwards. It is an important part of that culture. Oops, I don't want this. I want to the next, yeah. This is an indication of where you see. We start to the left in the 6th century, it's Syriac and Pahlavi, and we gradually, and you see how more different languages actually make translations of this text. And especially from the 15th century onward, you see it is all over the place. And all of this is based on the Arab tradition. So I don't have that much time, so I'll go rush through this. Syriac, I've talked about it. Persian, we have. Greek is important. Simeon, Seth, Stephanides, and Kai Ignalates. Intriguingly enough, they keep on revising that text as well. Their manuscripts are all over the place as well. There's an update, supposedly by Eugenius of Palermo in the 12th century, bringing in new Arab material. But the manuscripts, again, are similar to it's not as bad as in the Arab tradition, but there is a lot of variation, and it needs to be sorted. Somebody in Sweden is now having a look, but she can't do it. So if you need to have somebody who is good in medieval Greek and onwards, that's a huge project. But Hebrew also translated, probably near Sicily, South Italy, twice. Didn't have much Nachleben in the Hebrew tradition, but it does have a Nachleben in Europe, because the first one is what we will go to talk about in a minute. But there's also in Al-Andalus, under the influence of Al-Andalus, it is actually at the Christian court of Alfonso X. In Castilian, there is a translation of it So this is what Katharina requested me talk about, the Latin versions of Kalila Vadimna. As I said, this is only what I read, this is no new research. The most important text, there are three roots into the Latin tradition. The most important one is from that Hebrew translation, supposedly from Rabbi Yoel. It's in the Doni translation. So way late. Possibly he did it, possibly somebody else did it. We don't know. What we do know is that translation was translated into Latin by John of Capua, again, probably in the same region, Sicily, southern Italy. There's a Greek translation, like I said, happened in the West, but in the East, but was adapted again by Eugenius. What we do have, however, that Greek
translation, a form we haven't found in the manuscripts yet. We might be lucky. Most of the manuscripts haven't been looked at, so maybe we find it. But there is a Latin translation of that, published by Hilke from the 15th century. It is an intriguing one, but it does not have a real Nachleben. We also have a translation from the Castilian into Latin by Raimundus of Biteris, or better known as Raymond of Béziers. And he calls it Liber Calili et Dimne. And that's from the early 14th century. I'll come back to all three of them. So, John of Capua, the most important one. Again, this is what most later works in Europe is based on. It's dedicated to Cardinal Matteo Rosso Orsini, which has been dated for me by my esteemed colleague here. You will find in most books that it was probably written in between 1263 and 1278, but it's more likely actually at the end of Orsini's life at 1305. That is makes more sense for various reasons, and de Sacy came up with this dating, and everybody is following him, or almost everybody is following him, but he's probably wrong. A problem with John of Capua is he renamed, or it is known under the name of Directorium Humanae Vitae, is that there is no critical edition. You will see people referring to critical editions, but they aren't. The original one is Derenburg, who published it in 1887 or 1889, and 1889. It is based on one early print, an incunabile, 1480 from Strasbourg. Then Puttoni did it again based on an early incunabile. Hervieux did the same. He used another incunabile, but he didn't use the manuscripts. Geisler actually was aware of the problem. He quoted the quote from Hilke that I actually have here. Dass die Handschriften auf viele Punkte, dunkle Punkte der Überlieferung ein helles Licht zu werfen berufen und auch dem Druck gegenüber vollständiger sind, sei ganz beiläufig verraten. Basically what he's saying, the manuscripts are better than the incunabile. There's more text there, and that is true. But nobody has used them for the editions. So there is variation in the manuscripts. Again, that's a theme that I already indicated for the other languages, but that's true of John of Capua as well. Most notably, for example, the Vienna manuscript uses the names from the Greek tradition. So the animals have the names of the Greek tradition. Why? Needs to be researched. Further research is needed. A lot of what I'm saying to you is further research is needed. All of you, you are specialists. If you have a student who has nothing to do. What I also found, just playing around on the internet, I found two additional manuscripts which were not known to Geisler and Hilke in Salzburg and Innsbruck, which is intriguing because it was already noted. All the manuscripts we have are from the southern part of Germany in the broadest sense, so from German-speaking region, let's put it that way. So basically from Austria, Bavaria, Schwaben, into Elsass-Lothringen. That region, there we have the manuscripts. What manuscripts we have. Again, my esteemed colleague explained it, it's Benedictine. And there are no Benedictine monastery libraries left in Italy, probably. Yes. So that might be an indication. But again, so further research is needed, just looking for manuscripts. And there's a good likelihood that actually there are. And then John of Capua was translated and adapted in the various languages. You have already been this has already been talked about in the early morning session. And like I showed you on the map, it goes all over the world eventually. We'll leave that because I'm already running late. The anonymous translation is called Liber Cililis et Dimnes, not the Greek name
although he does know the Greek name later on in the work, but it is not in the manuscript as the first title. That is intriguing. It's published by Hilka. It is translated, as far as we now can say, from a composite from the manuscripts. But like I said, from the manuscripts we know, from Puntoni and other people working on it, none of the manuscripts fit Hilka's text. But maybe somebody's lucky in one of them, in his search for manuscripts. Again, research is needed. It dates from the first half of the 15th century, and this translation, again, happens in southern Italy, most likely. So that's the hotbed for Kalila Vadimna. Southern Germany for getting it into the modern languages, but if you want a Latin version or a Greek version, go to southern Italy. And then Raimundus of Béziers, he calls it Liber Kalilei et Adimne, but he also calls it Liber Regius. So he pretends it's a mirror of princes. There's a poetic style to it, and it is originally based on the Castilian version. But it was commissioned by Joan of Navarre, and she died in 1305. And then he seems to have stopped. And later on, the husband of Joan, Philip IV, probably said, well, we paid you some money. Can't you finish the job? And he starts finishing the job. But by then, and that's why 1305 in our discussion of John of Capua is important, by then, all of a sudden, he has a translation of John of Capua at his desk. So the second half of the work by Raymond of Béziers is basically a reworking of John of Capua with, at certain points, elements from the Castilian tradition. It is still on his desk, but it's easier to retell a Latin version in Latin than translating it from the Castilian. He probably wasn't super fluent in Castilian anyway, so that is an issue. But he does have it still on its... and what he does is he sets it in a French court setting. So he has a large introduction himself, so basically almost creates a frame on top of the frame, building it up. What is also of Raymond important is how Christian he makes it. So he makes Bourzoi convert to Christianity, for example. But also, I talked about the chapter of Dimna's trial. It ends with a confession of Dimna, an absolution of Dimna. So it is a Christian setting of that text. And he highlights spiritual truth. So again, although he pretends it's a mirror of princes, the ethics are more important, it seems. And with that, I think I've shown you the Latin versions of Kalila Vadimna, and I'm already running over time, I think. So with that, I finish. We have 2 minutes. We have 2 minutes. Now, nevertheless, I think, normally, one thing that I then, because I came across this, Bonus de Stupanis de Cumis, actually, there's a reception of the works of John of Capua in these texts, and there's no edition of that text that I'm aware of. There is an edition of fragments from his text by but that's only those are only fragments. And he's one of the few who actually uses Kalila Vadimna. That's and Baldo Novus Aesepos. Those are the two who have excerpts of the Latin Kalila Vadimna. But if you look at, what is it called, Dicke and Grubmüller, we have that overview of the fables. There are some fables within the Kalila tradition which have a whole lot of other Latin collections who have those, but it's a very limited number, and usually those are the fables that are not only transmitted in Kalila Vadimna, but also, for example, in the Balaam tradition. So it's highly likely that they didn't take them from the Kalila tradition,
but from the Barlaam tradition. So the Kalila tradition, also in the Latin world, seems to have a slightly separate position compared to other material from the East journey. By the 16th, 17th century, when you go into Fontaine and Aldo's later, then all of a sudden that is the explosion and everybody is using it. But up to 1500, 1600, they seem to have a separate life. And it's intriguing why. I'm not aware of it. And with that, I have spent my last 2 minutes. Thank you very much. Do subito la parola a Paolo Lucca dell'Università di Venezia. But I say that in English because to be coherent with the first two presentations. He is a researcher at the University of Venice, who he teaches Hebrew, the Hebrew language. I found by reading his bibliographical record very interesting. I must say that I will go on also to read some of his papers on two sides, on two levels. At first, the Armenian literature and culture and history is the center of his research activity till now. But not only on the first level is the literature, the religious literature of Armenia, but also on a historical level. The conversions, doctrinal persuasions, the missionary work among Armenians in the Middle Ages or the high Middle Ages and so on. And so it is very important. And also, he has also translated some work in Italian, and this is also very useful, particularly Onesimo Nostro Fratello, Religione, Etnia, e cultura nella lettera a Filomeno. So thank you very much, and you be here to speak on Esopo nella favolistica armena tardo antica e medievale. Bene, grazie, e mi unisco anche ai ringraziamenti per l'invito e per l'organizzazione. Passo subito alla presentazione, perché siamo già, mi pare, un po' lunghi. E parto dalla fine, diciamo, da un momento nella storia in cui la pubblicazione di un libro in particolare avrebbe poi causato fra gli studiosi diversi equivoci che non sono ancora stati chiariti. Quindi la pubblicazione di questo libro, che in armeno viene chiamato probabilmente dall'editore, poi vedremo, Libro della Volpe, Arvesa Girk, che conosce subito un discreto successo, direi, perché nel giro di 30 anni abbiamo ben 4 edizioni, quindi dal 1669 al 1699 abbiamo 4 edizioni, il frontespizio dice 68, ma vi assicuro che nel colophon è riportato 1669. Succede spesso con i libri armeni di quest'epoca, frontespizio e colofono riportano date diverse. Frontespizio veniva stampato e poi, quando finivano il lavoro, aggiungevano la pagina del colofono, e spesso c'erano anche diversi anni di differenza tra la data di inizio dei lavori della stampa del frontespizio e la fine del lavoro con il colofono. Quindi viene stampato questo libro, l'Editio Princeps è del 69, viene stampato ad Amsterdam, che era all'epoca un centro importante per la stampa armena. Diciamo, la stampa armena nasce in Europa, il primo libro armeno viene stampato a Venezia, e i primi centri importanti della stampa armena restano tutti sul territorio europeo: Venezia, Roma, Amsterdam, Marsiglia, Livorno. Solo in seguito poi aprirà una tipografia
anche a Echmiadzin, che era la sede del Catolicossato armeno, ovvero la sede del patriarca della chiesa autocefala armena. Dunque, questo libro contiene 164 favole, poi possiamo discutere se il termine favola sia adatti a tutti i testi che sono contenuti. In armeno si usa un termine ombrello, come poi capita anche in altre tradizioni orientali, arak, che può tradurre proverbio, esempio, apologo, favola, un po' come mashale ebraico, questo termine che vale un po' per tutto questi testi che appartengono a questo genere letterario. E quello che succede è che nella quarta edizione, quindi questa, la prima è stampata a Echmiadzin, ad Amsterdam, la quarta stampata in Armenia, riporta anche il nome dell'editore, un certo Geremia, che però poi viene confuso dagli orientalisti europei con l'autore del libro. Ma dal momento che questo testo sembrava troppo antico per essere stato composto nel 600, cosa fanno questi orientalisti? Dicono: il libro è stato composto da Geremia, ma non adesso, ma da questo Geremia che viveva nel XII secolo. E quindi viene retrodatata la composizione del libro e comincia a diffondersi l'idea che il libro della Volpe appartenga alla tradizione medievale armena e sia stato composto appunto nel XII secolo, probabilmente, dicevano questi primi studiosi, tradotto dall'arabo, perché esisteva, conoscevano una traduzione in Karshuni, quindi in arabo scritto con caratteri siriaci, del libro della Volpe. Un altro equivoco successivo a questo è quello che vede poi invece l'attribuzione del libro a un certo Vartan Aigekzi, di cui parleremo più avanti, e l'equivoco in questo caso dipende dalla presenza a Parigi di un manoscritto contenente una raccolta di favole, che non coincide con quelle pubblicate in questo libro, ma insomma, probabilmente chi poi divulgò la notizia non era andato a controllare, e questa raccolta di favole contenuta nel manoscritto armeno oggi conservato alla Biblioteca Nazionale di Francia, numero 289, attribuisce le favole a Vartan Aigekzi, che è in effetti un favolista, e di cui poi parleremo, e quindi un'altra ipotesi che comincia a circolare, un'altra attribuzione che poi avrà piuttosto successo e si sostituirà poi a quella che dava come autore del libro questo Geremia, attribuisce a questo Vartan Aigekzi il libro della Volpe. Ora, in realtà, questo libro con questo titolo noi lo conosciamo in questa forma soltanto nella sua edizione a stampa e da un unico manoscritto, per quanto io ho potuto verificare, da un unico manoscritto che contiene grosso modo gli stessi testi, un manoscritto mutilo in questa raccolta, quindi non contiene l'ultima decina di favole, ma poi l'ordine di quelle che contiene è più o meno lo stesso, e che però non riporta il titolo Arvesagir, non riporta il titolo Libro della Volpe, ma semplicemente una raccolta di favole per l'insegnamento e la disciplina morale, insomma, possiamo più o meno tradurlo così. Quindi è probabile che questo titolo sia stato dato dall'editore che in Europa probabilmente conosceva il successo degli altri libri della Volpe che circolavano in Europa. Si pone però il problema, ne parlavo ieri con il professor Fankinkel, del perché allora la traduzione in arabo, in siriaco Karshuni, in arabo Karshuni, abbia effettivamente il titolo Libro della Volpe. Potrebbe essere stata magari tradotta da un esemplare a stampa del testo armeno e non manoscritto. Però, insomma, non mi sono occupato della tradizione Karshuni, quindi questa è una proposta. Ora torniamo, facciamo un passo indietro e vediamo invece il famoso Vartan Aigekzi, al quale questo libro della Volpe era stato attribuito. Vartan Aigekzi vive effettivamente tra il XII e il XIII secolo, in Cilicia,
era un predicatore itinerante che poi si sarebbe stanziato in un monastero ad Aigek, da cui poi prende il nome, Vartan di Aigek, Aigekzi, quello vuol dire. Muore nel 1235 e è autore, dicevo, di un trattato anticalcedonita, di una serie di sermoni, o khratk, consigli, ammonimenti, una ventina, che già contengono materiale folclorico e favolistico, e effettivamente di una raccolta di 28 favole, che sono sicuramente ascrivibili alla sua mano. Questa raccolta non circola in un solo esemplare comprendente tutte le 28 favole. Abbiamo due tradizioni, una con 11 favole e l'altra con 17, deve far 28, quindi fate tornare voi i conti, una con 11 e l'altra con quelle che rimangono, ma è effettivamente lui l'autore. Nei secoli che poi intercorrono tra la morte di Vartan Aigekzi, quindi dal XIII secolo fino alla pubblicazione del libro della Volpe, cominciano a circolare diverse raccolte di favole sotto il suo nome. Il numero delle favole comincia a crescere nel corso degli anni e si arriva a un totale complessivo di circa 380 favole, conservate in due raccolte principali che più o meno sono sovrapponibili, che contengono poco meno di 170 favole, e poi altre raccolte minori che contengono un numero inferiore di favole, ma che poi portano il totale effettivamente a circa 380. Di queste favole, quelle che possiamo ascrivere a quello che poi viene chiamato corpus vartaniano, quindi le 28 di Vartan e tutte le altre che sono attribuite poi a Vartan nella tradizione, ma che molto probabilmente non sono sue, 60 di quelle contenute nell'edizione a stampa e nella copia manoscritta del libro della Volpe non sono presenti. Quindi abbiamo queste 380 più 60 che invece abbiamo soltanto nella tradizione del libro della Volpe. Questo è un foglio di manoscritto di un codice che contiene appunto una di queste raccolte, in questo caso è una raccolta minore. Il totale, dicevo, arriva poi a circa 380 favole. C'è poi un secondo autore che dobbiamo ricordare per quanto riguarda la tradizione favolistica, anche se per quello che poi interessa agli studiosi della tradizione esopica in realtà non è così importante, perché vi sono soltanto due o tre favole riconducibili ad Esopo all'interno della sua raccolta, ma questo Mehitar Ghosh, che è più o meno contemporaneo di Vartan Aigekzi, anche lui monaco, anche lui itinerante all'inizio della sua vita, si ferma poi in un manoscritto, è autore di un codice legale di una certa importanza nell'Armenia medievale, Tastanagirke, e poi di una raccolta, ma anche in questo caso non tutta la tradizione manoscritta concorda nell'attribuirla a lui, però tradizionalmente questa è l'attribuzione, di 190 favole, attestate in un poco più di una dozzina di manoscritti, il più antico dei quali è piuttosto vicino alla morte di Mehitar Ghosh, è datato alla fine del 200. Favole divise in sezioni diverse a seconda della natura dei protagonisti. Abbiamo favole che hanno per protagonisti corpi celesti nella prima parte, poi alberi, piante, frutti, ortaggi, animali e poi alla fine esseri umani. Di queste 190 favole, soltanto due o tre possono essere riconducibili a un modello esopico. Poco di più traggono ispirazione da quella che era la tradizione del fisiologo armeno, quindi riprendono quelle che il fisiologo descriveva come nature degli animali, per poi costruire delle favole ad hoc che servivano all'autore, e tutte le altre sono
probabilmente di composizione originale, o comunque non conosciamo la fonte, non ne conosciamo la fonte. Di queste favole, di queste 190, 27 poi confluiranno pure nelle antologie vardaniane. Quindi di quelle 380, 27 in realtà sappiamo che appartengono, sono ascrivibili a Mekhitar Ghosh, che abbiamo detto, insomma, ci interessa relativamente perché con Esopo ha poco a che fare. Facciamo ancora un passo indietro. Beh, in realtà la pubblicazione del 1842, ma adesso cerchiamo di capire perché il passo è indietro. Nel 1842, appunto, insieme all'edizione delle favole di Mekhitar Ghosh, quindi nello stesso volume, viene pubblicata in appendice anche questa serie di 23 favole esopiche attribuite nella tradizione manoscritta a un certo Vorompian, che dice Arak Vorompianu, favole, proverbi, o insomma come volete tradurlo, di Vorompian. Ora, spesso questo gruppo di 23 favole, che compare come nucleo abbastanza riconoscibile nella tradizione manoscritta, è preceduto o seguito dai codici da altre raccolte di favole di Mekhitar Ghosh, di Vartani Gezi, del corpus vartaniano, di altre tradizioni, e quindi insomma non sempre poi troviamo soluzione di continuità tra questo gruppo di favole e le altre che possono trovarsi o prima o dopo nel manoscritto. Però viene riconosciuto questo gruppo di 23 favole e tutte, tranne la quarta, sono attestate anche nella tradizione vartaniana. Di queste favole, ecco, questo è l'elenco delle 23 favole che sono pubblicate e sono attribuite alla tradizione armena a Vorompian, e poi spieghiamo anche il Volpian. Di queste favole la tredicesima è citata anche da uno storico armeno del IX secolo, certo Tovma Artsruni, che attribuisce il testo appunto non a Vorompian, ma, come lo chiama lui, a un certo Volpian Pilisopa, un filosofo Volpian. Dunque, nel 1853 Roth, di Esopische Fabel in Asien, fa coincidere il Vorompian dell'attribuzione armena a un certo Volimpiane Ios Sophistes citato nella Suda, e propone che queste favole siano state tradotte dal capitolo Perimiton dei Progymnasmata, perduti però, di questo autore. Quasi un secolo dopo, Perry identifica invece in Vorompian, che lui però legge Volpian prendendolo dallo storico Tovma, con Ulpiano di Emesa, che era maestro di Libanio, e quindi pure assimilabile a quella che era la letteratura dei Progymnasmata e dei libri dei Chreia. Rimane comunque, al di là poi di quella che potrebbe essere l'attribuzione, se Olimpiane io so o Ulpiano di Emesa, rimane evidente il legame con la tradizione retorica e con i libri dei Chreia, perché 16 di queste favole presentano a tutti gli effetti una forma riconducibile a una tradizione ripresa soprattutto da Aftonio, in due casi da Libagno e in un caso da Ermogene. Quindi è vero che nella tradizione armena, nella versione armena del libro dei Chreia, che probabilmente usava come forlaghe il testo di Aftonio, mancano i due capitoli che erano dedicati alla favola. Può essere quindi che questi due capitoli circolassero liberamente e poi le favole contenute in questi due capitoli siano state tramandate sotto il nome di Vorompian o Volpian, proprio perché comunque legato a quella che era la tradizione retorica
dell'epoca. L'affinità con la letteratura dei prognasmata è utile anche a datare, ecco perché dicevo perché andiamo indietro, è utile anche a datare questo gruppo di favole, almeno il nucleo più antiche, poi perché non tutte occorrono nella letteratura retorica greca. È sicuro che almeno una favola precedesse lo storico che nel IX secolo la citava, citava i tre tori, nella tradizione i tori sono, nella tradizione armena, come in parte di quella greca, i tori sono tre, poi diventano due in altre tradizioni, quattro in altre, 12 ancora in altre. Comunque, di sicuro questa favola precede in armeno, nella sua versione armena, il IX secolo. Ma probabilmente perlomeno le prime 15 o 16 possono essere attribuite, in seguito a un'analisi lessicale, soprattutto andando a vedere come vengono tradotti i nomi delle divinità. Per esempio Zeus non è tradotto, non è traslitterato in Zeus, ma è tradotto con Harmazd, quindi viene praticamente tradotto con quello che era il pantheon pagano conosciuto dagli armeni, quello iranico. Afrodite viene tradotta con Astrik, che pure era il corrispettivo armeno iranico dell'Afrodite greca. E questo tipo di traduzioni, che tendevano ad armenizzare il testo di partenza, appartiene a uno stile che è tipico delle prime traduzioni della letteratura armena, e quindi quelle che occorrono, diciamo, tra il V, VI e VII secolo. Quindi potremmo datare questo nucleo di favole originario a questo periodo, sicuramente prima del IX, perché quella è l'epoca di Tofmars Runi, ma probabilmente tra il V e il VII. Dunque, contiene favole quasi tutte di origine esopica, tranne la diciannovesima, che io non ho ritrovato nella tradizione esopica, La volpe e il ghiaccio, che tipologicamente può rimandare dei motivi esopici, ma che io non ho trovato poi in greco. È la volpe che è affamata, mangia del ghiaccio e poi si ritrova comunque con lo stomaco vuoto. Ma tipologicamente può richiamare anche la favola di cui parlava prima Tovi, ma anche altre, per esempio la volpe che vede riflessa nell'acqua la luna, la scambia per formaggio e beve tutta l'acqua e poi non riesce più, a parte che non c'è il formaggio, ma non riuscirebbe comunque più a mangiare perché nel frattempo si è riempita d'acqua. E la 22, che pure è diffusa non soltanto in Oriente, ma che non ho trovato tra le raccolte classiche in greco, la volpe e il granchio, dove la volpe e il granchio, poi c'è una parte introduttiva in cui si racconta di come la volpe e il granchio diventino amici e decidono di coltivare insieme un campo, e poi per decidere a chi andrà il raccolto organizzano una gara, e il granchio vince aggrappandosi alla coda della volpe per poi buttarsi davanti alla volpe appena prima di arrivare al traguardo. Allora, questa io non l'ho trovata in greco, l'ho trovata però già tra il XIII e il XIV secolo, per esempio, in almeno una versione in italiano, se non due, e ce ne sono poi molte altre nell'area medio orientale. E quindi questa non so da dove arrivi, se l'originale sia quello armeno o se invece gli armeni l'abbiano presa da altre tradizioni, però ecco, non l'ho ritrovata nella tradizione esopica. Tutte le altre appartengono alla tradizione esopica, e quasi tutte le altre poi sono pure confluite nel corpus vartaniano, diciamo. Quindi le possiamo trovare nei manoscritti o sotto il nome di Volpian, Vorompian, oppure sotto il nome di Vartana Aigetzil. E faccio un paio di esempi per mostrarvi come la forma della favola può cambiare da quello che è idealmente poi, diciamo, l'originale greco all'armeno. Insomma, abbiamo adattamenti di tipo diverso, può cambiare sia il contenuto della favola, magari possono cambiare
delle volte cambiano gli animali, delle volte cambia la situazione, può invece la favola restare uguale e cambiare invece l'epimitio, la morale finale, che molto molto spesso è nel caso della tradizione armena e in particolare nel corpus vartaniano cristianizzata, quindi si tendono a dare insegnamenti morali secondo l'etica cristiana. Allora, questa è la versione che noi troviamo anche in diverse poi tradizioni esopiche. E è la versione che, grosso modo, troviamo anche nella raccolta di Vorompian. Quindi, in armeno, in questo caso, abbiamo la versione di Vorompian, la versione di Vartan e la versione che poi passa invece nel corpus vartaniano. Abbiamo tre versioni diverse. Questa è quella, diciamo, comune con il greco che troviamo nella tradizione di Vorompian e anche l'epimitio segue poi più o meno, adesso io qui non l'ho scritto, ma segue più o meno quelli che erano gli epimiti tipici della tradizione greca. Viene lodato il saggio perché non si lascia trarre in inganno, quindi la saggezza viene lodata perché grazie alla saggezza possiamo non farci trarre in inganno da chi invece vorrebbe ingannarci. Cosa succede invece in Vartan e nel corpus vartaniano? Beh, intanto troviamo un personaggio in più. Il leone mette come custode all'ingresso della caverna un leopardo. In Vartan poi gli animali diventano due, un leopardo e una pantera. E questo potrebbe essere un'influenza della tradizione, forse del Kalila Vedimna, dove il leopardo compare come servitore del leone. E quindi come custodi che invitano gli altri animali ad entrare. Ma quello che è più interessante invece è la sostituzione della volpe con il maiale. È interessante perché cambia tutta la prospettiva della favola. La volpe evita di farsi uccidere perché grazie alla sua furbizia e saggezza vede che le orme che entrano poi non escono e decide di non entrare. Quello che fa il maiale invece è semplicemente seguire la sua natura. Il maiale si accorge che le orme escono, entrano e non escono perché è costretto a tenere la testa bassa. E quindi non alzando la testa si accorge di queste orme, quindi evita di essere ucciso e poi nella versione armena uccide a propria volta il leopardo. Ma è l'epimitio che è sorprendente e capita spesso, poi ve ne mostrerò un altro per concludere, nel corpus vartaniano, dove il nesso logico è davvero difficile da trovare. In questo caso l'aggancio credo sia appunto il fatto che la favola parla della natura del maiale. E allora nella morale cosa si dice? Che vabbè, il leone è la morte, la caverna è la tomba, ma noi che siamo insensati per natura non siamo meglio del maiale, perché pur sapendo che quelli che muoiono poi non tornano in vita continuiamo ad ammassare beni. È semplicemente giusta apposta, sia una scusa per dare un insegnamento etico, morale e religioso al lettore, ma molto spesso manca il nesso logico, un non sequitur. Che il maiale qui non sia visto come esempio positivo è confermato dal fatto che in altre versioni della favola, dove pure nel corpus vartaniano abbiamo questa forma, nell'epimitio, oltre a dire che gli uomini non sono meglio del maiale, si aggiunge che non sono nemmeno meglio della talpa che è cieca, quindi che pure non compare nella favola. Vi do un ultimo esempio che forse qualcuno ha già visto perché ne ho parlato altrove e ne ho anche scritto, ma trovo particolarmente significativo proprio per
per questa capacità di prendere una favola e di stravolgere anche quelli che sono i ruoli dei suoi protagonisti. Questa anche è abbastanza nota, è pure contenuta nella raccolta di Volpiane, quindi una formica viene salvata dalla colomba e poi a propria volta la formica salva la colomba quando il cacciatore cerca di ucciderla. E in genere negli epimiti che si ritrovano nella tradizione, infatti si spiega che appunto la favola insegna questo, che bisogna essere generosi e ricambiare quanti ci fanno del bene, o che proprio perché gli animali che sono privi di ragione riescono a capire che bisogna ricambiare i favori ricevuti, tanto più gli uomini allora dovrebbero farlo. Comunque più o meno la tradizione è questa. Questa è la forma che abbiamo nella tradizione, nella raccolta di Volpiane, che vi mostro solo perché probabilmente, ecco, questo potrebbe essere un esempio di favola data nei suoi elementi essenziali e quindi rimandare appunto alle sue origini negli esercizi di retorica. Manca anche l'epimitio nella tradizione di Volpiane. Ma quello interessante è poi la versione che troviamo nel corpus vartaniano. La favola, il testo della favola è sostanzialmente lo stesso, ma guardiamo poi i due epimiti, le due morali che vengono date. La prima, grosso modo, rispetta quelli che sono i ruoli classici all'interno della favola. Quindi questa favola mostra che ci si dovrebbe esporre un pericolo mortale per chi ci ha fatto del bene. Vabbè, viene anche aggiunta una nota tanto più che Cristo, nostra speranza, ha ordinato di fare del bene anche i nostri nemici, quindi viene inserito un insegnamento, una parenesi di tipo religioso, ma è poi nella seconda parte che tutta la storia viene riletta in modo diverso. Questa favola mostra anche che ogni uomo è acceso dal desiderio del cattivo vizio della fornicazione e dell'adulterio e di altri peccati e azioni malvagie. Sappiate che gli spiriti malvagi ci hanno incatenato con i peccati a questo mondo, rimuovono dalle nostre anime le nostre armi di battaglia, tormentando e uccidendo il nostro spirito. Cosa succede? Già nella versione di Volpiane la formica mordeva sulle cosce, sui lombi il cacciatore e non sul piede come succedeva nella versione greca. Qui non solo la formica sale lungo le cosce del cacciatore, ma con un eufemismo piuttosto trasparente lo morde nella sua estremità, quindi arriva ai genitali del cacciatore e lo morde ai genitali. Cosa succede? Che nel secondo epimitio il vero protagonista della storia diventa il cacciatore, che rappresenta l'uomo, mentre l'antagonista è la formica, e quindi l'uomo deve evitare di soccombere al desiderio della fornicazione, la formica, per poter aspirare ad attingere alla vita spirituale rappresentata dalla colomba, che altrimenti gli sfuggirebbe. Ecco, nella gran parte delle storie raccolte nel corpus vardaniano noi troviamo questo tipo di epimiti che molte volte rivoluzionano quelli che sono i ruoli all'interno della storia per poter dare un'interpretazione di tipo cristiano alla favola. Ora vado a concludere, insomma, aggiungo soltanto che gli studi sulla tradizione favolistica armena hanno risentito, per quanto siano esistiti ancora poi dopo il 17, hanno risentito di un interesse maggiore all'interno dell'Armenia sovietica verso il folklore, quindi verso la fiaba piuttosto che la favola. L'ultimo studio poderoso pubblicato sulla favola armena in tre grossi volumi, in cui sono tradotte quasi tutte queste favole e viene data un'analisi dei rapporti con quella che era la tradizione greca e araba e in parte anche georgiana, risale alla fine dell'Ottocento, e sono i tre volumi del grande orientalista Nikolai Mar, però scritti in russo, quindi non sono facilmente accessibili agli studiosi orientali. Quindi
sarebbe prospettabile che qualcuno poi si occupasse davvero di questa tradizione, che non ha nulla da invidiare, diciamo come tradizione aperta, a quella che è la tradizione greca che la precede. Abbiamo anche qui raccolte diverse, soltanto parzialmente sovrapponibili, l'augustana oppure il vindoboniensis, come nella tradizione greca anche qui abbiamo raccolte diverse che si sovrappongono in parte, che hanno redattori diversi, dove i redattori diversi hanno possibilità di scelta diverse, variano le forme lessicali, sintattiche, variano il contenuto, cambiano e adattano la morale anche a seconda del periodo in cui scrivono. E volevo dire questo, ecco, che sarebbe appunto necessario che qualcuno riprendesse in mano tutto questo corpus e provasse a capire quali sono innanzitutto le relazioni presenti fra i testi armeni e poi cercasse di stabilire quali sono le relazioni esistenti fra la versione armena e quelle favole che troviamo per esempio in altre tradizioni orientali e che sembrano essere derivate, come prospettava Marr, dall'armeno, soprattutto nella tradizione, nella traduzione Karshuni e in quella neoaramaica, che si dice siano state fatte dall'armeno, ma manca ancora uno studio esaustivo sulla questione. E mi fermo, grazie. Mi sembra che la perfetta dimostrazione che lei ha fatto, sia della tradizione letteraria, sia della lettura dei testi, fa di lei la persona più indicata per fare quello che vuole fare, quello che si deve ancora fare. Comunque, oggi stamattina abbiamo assistito a due appelli a studiare in modo più completo una tradizione, appunto questa armena, ma anche quella del directorium di Giovanni da Capua, la tradizione di Giovanni da Capua. Anche lì c'era stato un appello a studiare, a fare un'edizione critica non solo sulla base di incunaboli, ma meglio ancora di manoscritti.